esperti, Stefano Firpo di Intesa San Paolo per il primo panel, Paola Casavola per il secondo panel. Diciamo, noi ci impegniamo, io e Anna Maria Fontana, che siamo, abbiamo pensato un po' questo programma insieme alla Commissione Europea, di tenere d'occhio la chat box che vi invitiamo a utilizzare per inviare, segnalare domande o anche fare dei rilievi e dei commenti, e noi ci impegniamo a leggerli e a riportarli ai panelist, che compatibilmente con i tempi speriamo che abbiano il tempo magari di fare una battuta di replica ad alcune delle questioni che emergeranno secondo il loro giudizio. Io lascio la parola alla Commissione Europea, nel frattempo che siamo invitati, per un intervento di apertura e poi di seguito ad Anna Maria Fontana dell'Agenzia per la Coesione. Grazie, dottor Bianchi, un buongiorno da parte di me e dei colleghi della Commissione anche a tutti. Ringraziamo per l'organizzazione dell'evento di oggi, che infatti fa seguito ad un evento precedente di più o meno un anno fa, per le note ragioni. Mi sembra che sia oggi un'occasione importante per spingere davanti sul tema degli strumenti finanziari, perché siamo vicini, direi, all'invio informale, anche ancora per le vie informali, dell'accordo di partenariato per il 21-27 e poi anche per le discussioni sui suoi programmi. Dunque è il momento giusto di considerare uno strumento che noi consideriamo debba avere un ruolo importante nella futura programmazione. Abbiamo proposto da parte nostra, e ci sarà la collega D'Agostini a introdurlo, abbiamo messo all'ordine del giorno uno strumento specifico di equity e venture capital, perché anche dalle programmazioni precedenti strumenti di questo tipo non erano molto diffusi, direi, e in genere si vede in Italia un'incidenza piuttosto minore di tali strumenti nell'insieme del mercato. Torneremo ai suoi dettagli anche dopo. Basta dire qua che è uno strumento che nelle mie funzioni precedenti l'ho visto da molto vicino, e dunque anche per i dettagli possiamo discuterci a fondo. Ringrazio di nuovo, basta, mi pare, come introduzione, dato che abbiamo un ordine del giorno abbastanza ben riempito, mi fermerei qua. A questo punto allora io darei la parola all'Agenzia per la Coesione con l'intervento di inquadramento sul 2014-2020. Ok, si contano? Attiva l'audio. Ecco qua. Allora, sì, non so se vedete la mia presentazione. Vediamo, procedi. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto un saluto dal direttore dottor Sabatini, che purtroppo è stato impegnato in un altro impegno istituzionale e quindi spera di raggiungerci, ma nel frattempo porto i suoi saluti. Come ha detto Tito, l'agenzia è impegnata nel pubblicare ogni anno un rapporto sugli strumenti finanziari. Siamo arrivati al terzo rapporto e stiamo predisponendo il quarto, ma soprattutto a questo svolge in qualche modo dibatte tutti gli argomenti relativi a quelle che sono le attuazioni degli strumenti. Quindi abbiamo la possibilità oggi di
di vedere, grazie anche alla collaborazione della Commissione in questa verifica dei dati, che c'è un forte avanzamento della, di quella che è stata la, l'attuazione di questi strumenti, che al momento abbiamo i dati al, al 2019, perché come sapete i rapporti annuali, appunto, che sono stati chiusi quest'anno a settembre, ci consentono di avere questo overview. Ovviamente i dati che presentiamo oggi sono comunque dei dati che avranno un avanzamento molto forte, perché nel 2020, in questa annualità, molte regioni hanno utilizzato gli strumenti finanziari in funzione anticrisi Covid, e quindi questo ci consente sicuramente di avere un vantaggio molto, molto forte nell'utilizzare questi strumenti. Scusa, ecco, non so se adesso vedete, ecco, forse ci sono riuscita, quindi passo direttamente a quella che è la situazione complessiva degli strumenti. Abbiamo avuto un aumento complessivo, qui noi abbiamo anche l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione, lavoriamo nei nostri dati sul dato complessivo dei programmi, quindi comprese le risorse nazionali, e vedete come l'incidenza complessiva dei strumenti finanziari sulle risorse è pari all'11%, con un 15% delle risorse del fondo, appunto, per lo sviluppo regionale del FES, e un 3% invece su quelle che sono le risorse del fondo sociale. Per quanto riguarda invece l'utilizzo sul territorio nazionale, tranne le regioni della Val d'Aosta, provincia autonoma del Trento, utilizzano strumenti finanziari con una forte prevalenza nel centro-nord, ma anche nel sud, al di là di quello che è l'intervento del programma operativo nazionale imprese e competitività, abbiamo per esempio una forte rilevanza della regione Puglia, che raggiunge che ne fa la regione la Lombardia. Per quanto riguarda l'avanzamento, potete vedere come, appunto, grazie all'azione nella 20, della valutazione ex ante, che si è rivelata uno strumento molto utile anche per valutare gli effettivi bisogni, le effettive necessità sui territori, vedete come l'avanzamento, che è molto che ha progredito molto negli anni, ha però reso necessario una fase cosiddetta, noi la chiamiamo un po' di start-up, di ramp-up di questi fondi, per cui è nel 2019 che in qualche modo abbiamo visto le attuazioni poi più arrivare proprio sui territori e sulle imprese. Nel 2020 abbiamo già dell'overview che ci consentono di dire che non solo sono aumentati questi impieghi nei confronti dei destinatari ultimi, quindi delle imprese, ma c'è stato un forte aumento dell'utilizzo di queste risorse, grazie soprattutto, per esempio, al forte incremento che ha avuto in questa annualità il Fondo Centrale di Garanzia, sia nell'utilizzo della riserva del PON, che ha portato ad un aumento di circa 1,5 miliardi, quindi vedremo aumentare complessivamente le risorse, ma anche delle riserve regionali che sono andate in questa direzione. Quindi possiamo concludere, fermo restando che metterò a disposizione di tutti una versione anche più ampia di questa breve presentazione per tutte le valutazioni del caso, possiamo concludere che gli strumenti finanziari, sia prima della crisi ma anche con la crisi determinata da questa pandemia, hanno avuto un rafforzamento e una evoluzione, perché come sapete i regolamenti hanno poi consentito di gestione di ampliare anche la possibilità di utilizzare questi fondi, e come emergerà dalle presentazioni che
ci saranno dopo questa breve introduzione, ci sono esperienze molto interessanti, non solo di risposta alla crisi, ma anche di programmazione poi in funzione di nuovo utilizzo di questi strumenti in una politica di coesione che vede la necessità di affrontare nuove sfide di fronte appunto ad una dimensione economico-finanziaria, industriale e sociale fortemente modificata da quella che la pandemia è in essere. Io quindi mi fermerei e posso dare la parola. Darei la parola a Tito per la prosecuzione. In realtà, diciamo, puoi procedere anche tu a presentare il prossimo panel, Anna Maria, forse che sei più addentro in queste cose, cominciando dal suo chair, forse che è abbastanza noto a tutti. Vai avanti. Perfetto, perfetto, grazie Tito. Allora, abbiamo voluto costruire questo primo focus su quello che è un tema che abbiamo affrontato più volte nel nostro tavolo sugli strumenti finanziari e che è anche un tema che stiamo affrontando con un sottogruppo per capire come nella prossima programmazione possiamo definire degli strumenti che siano integrati su tutto il territorio partendo da queste esperienze. Abbiamo avuto appunto l'opportunità di avere presente il dottor Stefano Firpo che nella sua attività presso il Ministero dello Sviluppo Economico negli anni scorsi è stato in qualche modo ideale. La persona che ha contribuito a il nuovo punto di vista legislativo italiano, l'utilizzo di queste modalità alternative di accesso al credito in una situazione complessiva dell'Italia dove c'era poco ricorso, soprattutto c'era legislazione, una cornice legislativa che ne consentisse l'utilizzo e quindi ci parlerà lui e ci introdurrà queste esperienze. Abbiamo poi due esperienze importanti che abbiamo fatto anche l'anno scorso proprio a novembre, che sono le esperienze della Regione Puglia e della Regione Campania. Perché queste esperienze sono particolarmente rilevanti? Non solo per la realizzazione che sta avvenendo con risultati, a mio avviso, funzionanti crisi, benché tra di collega che saluto, che rappresenta Puglia Sviluppo, c'è la possibilità anche che ci possano essere degli effetti di spiazzamento con la crisi in corso, ma sono degli interventi che hanno visto insieme. Innanzitutto la Regione Campania e la Regione Puglia hanno condiviso l'ideazione di questo strumento in alcuni momenti e questo ha consentito di avere uno strumento che poi è stato caratterizzato da elementi diversi, molto interessanti, di cui poi ci parleranno i due colleghi, che hanno evidenziato anche quelle che potevano essere le risposte sui territori più adatte alla realtà delle imprese. Tutto abbiamo anche la presenza dell'investitore principale, che è il Cassa Depositi e Prestiti, che oggi anche ringrazio, partecipa qui con noi. In più abbiamo voluto invitare anche quelli che sono i nostri colleghi, perché come sapete hanno anche nel Fondo Centrale di Garanzia c'è la possibilità di garantire questo tipo di interventi. Quindi se ho presentato tutti i colleghi, abbiamo poi risaluto anche il professor Mustilli, che è il presidente di Sviluppo Campania, quindi che è l'altra esperienza che presentiamo oggi. Vedo il collega invece Andrea Bernaleone, che ringrazio per Puglia Sviluppo, e il collega di Mediocredito Centrale, e il collega appunto di Assemblea Deposito e Prestiti, per cui passerei la parola al dottor Firpo per introdurre il primo focus. Grazie.
Sì, grazie. Grazie mille Anna Maria e grazie all'Agenzia per la Coesione e al Dipartimento per le Politiche di Coesione per avermi invitato e per aver organizzato anche in tempi davvero record questo panel, che è venuto fuori anche come un panel molto autorevole e su un tema, come tu hai avuto modo di sottolineare, a me particolarmente caro. E quindi vengo subito al nocciolo della questione, che è un po' l'obiettivo di policy di questi interventi che cerchiamo di promuovere, ovvero a divenire, e parlo da, tu mi hai presentato come ex public servant, ma oggi parlo da bancario, da banchiere, non so, ma l'obiettivo rimane quello di avere un sistema meno bancocentrico, che promuova fonti di finanziamento più diversificate e soprattutto più equilibrate a supporto degli investimenti, che permetta una migliore canalizzazione del risparmio, dell'enorme risparmio italiano, verso impieghi del corporate Italia e in particolare verso gli impieghi, verso il nostro tessuto di piccola e media impresa, e che favorisca anche la patrimonializzazione delle imprese e che riesca a raggiungere progetti a maggior contenuto di innovazione, quindi anche di rischio. Questi sono tutti obiettivi fondamentali di policy che bisogna continuare a perseguire. E sono obiettivi di policy e temi su cui peraltro a livello europeo, con il rilascio recentissimo del nuovo action plan sulla Capital Market Union, sembra essere stato ritrovato appunto un nuovo e rinvigorito slancio di attenzione su questi temi, capace appunto di dare priorità a tutti quegli interventi necessari, interventi di policy necessari, anche sul piano comunitario. Come hai detto tu, gli strumenti a supporto di questi obiettivi ci sono, ma sono ancora poco sviluppati e poco utilizzati nel nostro paese. E dopo quello sforzo, chiamiamolo riformatore, di cui sono stato anche piccolo promotore, sforzo che ricordo nato in un periodo di forte credit crunch, oggi il momento è un po' diverso, ma sforzo che a partire dal 2012, sostanzialmente 2012-2013, ha, voglio ricordarlo, ha liberalizzato l'emissione dei bond, non tanto dei mini bond, non sono affezionato a questa nome del mini bond, ma ha liberalizzato l'emissione di bond di qualunque dimensione da parte delle società non quotate, che ha facilitato la costituzione dei fondi di private debt, di private equity e di venture capital, con interventi anche sul trattamento fiscale, ad esempio del carried interest, che ha consentito, ad esempio, unico, primo paese in Europa, ha regolamentato e consentito le piattaforme di equity crowdfunding, ma anche che ha semplificato, ad esempio, l'utilizzo delle cartolarizzazioni, e se oggi possiamo parlare anche di basket bond è anche grazie a questi interventi, e ha anche rivisto in maniera abbastanza profonda la normativa sui cosiddetti fondi di credito. Ecco, credo che dopo questi sforzi fatti, il tema di affrontare la politica di coesione anche sotto il profilo dei sostegni, dei meccanismi di sostegno agli strumenti alternativi di credito, e in particolare nei confronti delle regioni del Mezzogiorno, credo sia veramente un'area da sviluppare in maniera molto, molto forte e con grande determinazione. Oggi passiamo in rassegna alcuni esempi molto importanti, anche che hanno avuto un certo successo, e già sperimentati, sia a livello nazionale che a livello locale, più regionale, di strumenti appunto a supporto della finanza alternativa. In particolare andremo un po' a vedere gli strumenti a favore dell'emissione appunto di bond, ma anche, spero, potremmo soffermarci sugli strumenti messi a disposizione anche a favore di quella che io chiamo un'industria nell'infanzia, cioè l'industria italiana del private debt, del venture capital e del private equity. Il focus di questa prima sessione appunto tocca il tema dell'emissione dei bond da parte delle piccole e medie imprese e di tutti quegli strumenti utili per dare visibilità alle piccole e medie imprese sul mercato dei capitali. Lo strumento su cui ci focalizzerà un po' la nostra discussione è quello del basket bond,
che è un po' lo strumento che ha preso un po' piede. Anche noi come gruppo Intesa San Paolo abbiamo un'iniziativa autonoma di basket bond in fase di ramp up molto ambiziosa da 1 miliardo di euro che stiamo costruendo. Questo strumento è uno strumento molto intelligente, molto utile, molto ben costruito, perché consente di fare diverse cose. Da una parte consente ovviamente di permettere alle piccole e medie imprese di utilizzare lo strumento dell'obbligazione societaria per quelle, diciamo, esigenze di finanziamento che magari su cui il credito bancario non riesce ad arrivare. Penso a strumenti di finanziamento bullet, penso a strumenti di finanziamento quindi con piano di ammortamento bullet, penso a strumenti di finanziamento di lunghissimo termine, quindi superiori ai 7-8 anni in termini di duration, e che si porta dietro anche alcuni vantaggi. Oggi il vantaggio principale è ad esempio la non iscrizione dell'esposizione sulla centrale rischi. Ma attraverso proprio il meccanismo della cartolarizzazione di cui dicevo prima, consente soprattutto di riuscire a impacchettare le esposizioni verso le piccole e medie imprese, che oggi producono pochissima carta su questo mercato e quindi rimangono sostanzialmente invisibili, e raggiungendo in maniera aggregata, appunto attraverso questi pacchetti di cartolarizzazione, una dimensione, una size minimamente visibile e minimamente tangibile, consentono di portare in maniera anche diversificata, fammi dire, utilizzando meccanismi di diversificazione del rischio, consente di portare all'attenzione degli investitori l'asset class che l'Italia dovrebbe promuovere più nel mondo, ovvero la piccola media impresa non quotata. E quindi è uno strumento che nel suo design almeno è certamente il meccanismo più promettente, fatemi dire, sotto questo profilo, ed è anche un meccanismo che consente anche di ingaggiare il sistema bancario in questo sforzo, riuscendo a gestire gli eventuali conflitti di interesse adesso legato. Quindi laddove le banche tengono un po' di skin in the game in questi processi, e laddove le cartolarizzazioni sono cartolarizzazioni vere, consente anche di costruire, fatemi dire, dei modelli di finanziamento alla piccola e media impresa che utilizzano le banche nella loro capacità di raggiungere il territorio, ma attraverso le banche danno opportunità alla piccola e media impresa di raggiungere il mercato di capitali in maniera intermediata. Se volete, io l'ho sempre chiamato un modello sano di originate and distribute all'italiana, su cui l'Europa dovrebbe essere più fortemente impegnata. Ovviamente, e qua concludo il mio brevissimo intervento, il contesto oggi non è favorevole a questo tipo di strumenti, e stiamo tutti facendo, tutti questi strumenti di cui oggi parleremo fanno un po' fatica a accelerare il loro ramp up. Il contesto, sapete, tassi di interesse sono bassissimi, c'è un profluvio di garanzie pubbliche dovute anche ovviamente all'emergenza Covid, fanno sì che oggi ancora il credito bancario sia estremamente competitivo e sostanzialmente spiazzi questi strumenti. E poi c'è un ulteriore tema su cui bisogna lavorare, a mio avviso, ancora molto, anche sotto il profilo della regolamentazione, che è quello di costruire non solo una offerta di questi prodotti, quindi spingere la piccola e media impresa a emettere, ma anche lavorare alla domanda, riuscire a costruire investitori che abbiano le capacità, la forza, la scala dimensionale, la sofisticazione per riuscire a impegnare le proprie risorse in maniera consapevole su queste specifiche asset class. E finché, come voi sapete, noi abbiamo un sistema di investitori istituzionali, penso in particolare ai fondi pensione, ma non solo, estremamente parcellizzato, estremamente frammentato, capite bene che è molto difficile portare attenzione su queste asset class, e ci troviamo quindi a essere un paese fortemente risparmiatore, ma che sostanzialmente esporta questo risparmio all'estero su strumenti di investimento che non sono rappresentativi del corporate italiano. Chiudo dicendo, e poi avviando un po' la discussione, portando appunto questi casi di successo, che oltre allo strumento del basket bond, oggi io vedo molti altri filoni su cui bisogna spingere, e provo a citarne velocemente qualcuno.
Uno, bisogna spingere molto di più sui fondi di private equity di minoranza. C'è un enorme bisogno in questo momento di ricapitalizzare il sistema. Noi stiamo, diciamo, tirando enormi ondate di debito, per quanto garantito, ma enormi quantità di debito sul corpo italiano. Bisogna lavorare urgentemente a una sua ripatrimonializzazione. E bisogna quindi lavorare a strutture in PPPs, sul private equity, capaci di creare schemi pubblico-privati con i corretti, diciamo, la corretta modulazione delle convenienze relative tra pubblico e privato dentro questi schemi. Io ricordo ancora, sono stato anche nel suo consiglio, ma il Fondo Italiano di Investimento aveva un po' questo mandato all'interno di CDP, e forse è un mandato che bisognerebbe in qualche maniera rilanciare. Infine bisogna lavorare molto ai cosiddetti strumenti di blended finance, quindi strumenti che combinano equity con debito o con debito subordinato, per spingere molto e per riuscire a colmare l'investment gap su quegli investimenti a maggiore contenuto di rischio e di innovazione. E il caso del fondo ricerca e innovazione del MIUR, a cui tu, Anna Maria, hai molto lavorato, mi sembra un caso molto interessante e da spingere ulteriormente. Questo era un po', diciamo, velocissimamente le cose che volevo mettere sul tavolo, ma mi fa molto piacere dare la parola a questo punto al dottor Mustilli, che ringrazio molto per la sua partecipazione, che ci potrà illustrare il caso della Regione Campania, il basket bond della Regione Campania. Grazie davvero, e io cercherò di continuare a moderare il panel, magari sollecitando qualche intervento e facendo qualche domanda. Grazie. Allora prendo io la parola, se ho capito bene. Grazie a tutti quanti voi, grazie per averci invitato a questo confronto su queste esperienze. Io comincerò a dare qualche dato di aggiornamento sull'iniziativa e poi mi fermerò a riprendere le considerazioni che ha fatto il dottore Filippo, perché indubbiamente la prospettiva che si offre a questi strumenti di finanza alternativa devono tener conto del fatto che oggi abbiamo, guardando in qualche maniera la fase post-Covid, ci troveremo davanti a imprese più in difficoltà, più indebitate, e forse dove la garanzia del Fondo Centrale in qualche maniera troverà delle difficoltà a sostenere una domanda di finanziamento da parte delle imprese italiane, soprattutto nelle aree più deboli, soprattutto nelle fasce dimensionali più piccole. Veniamo a questa esperienza della Basket Bond, che è costata una lunga fase di studio. Noi abbiamo cominciato a ragionare su queste iniziative nel marzo del 2018, abbiamo selezionato la Ranger, che è una gruppamento di impresa tra il credito centrale e il gruppo Fininter, la FISG in particolare, nel 2019, e poi siamo entrati in operatività dopo aver lanciato il prodotto nel settembre 2019, nell'ottobre 2019. Quindi noi abbiamo avuto un periodo di gestazione dell'intera iniziativa di oltre un anno e mezzo. Oltre un anno e mezzo. Questo perché il meccanismo è un meccanismo, mi esprimo in termini molto sintetici, forse, come dire, non dando il giusto rilievo a certe terminologie precise, ma di fatto questa è una cartolarizzazione di finanziamenti, di obbligazioni. Le obbligazioni sono inserite all'interno di una NewCo gestite da un agent che è collegato in qualche maniera alla Ranger. Gli investitori sottoscrivono, comprano delle notes, investono quattrini nel veicolo, e il veicolo sostiene e supporta l'emissione di obbligazioni da parte delle imprese. Quindi la prima cosa da considerare è che qualunque intervento noi vogliamo fare, dobbiamo incominciare a confrontarci con la dinamica del portafoglio. Il concetto di portafoglio, che poi è il concetto di basket, come giustamente mette in rilievo il dottore Filippo, in qualche maniera apriva uno straordinario contesto nel quale meccanismi tipici di diversificazione di tipo finanziario si dovevano coniugare con meccanismi e regolamentazioni di carattere europeo un po' più rigidi su certi aspetti, un poco più complicati da piegare, da adeguare alle esigenze del mercato finanziario. Ci ho detto, noi abbiamo cominciato con l'avviso nell'ottobre dell'anno scorso,
La prima missione l'abbiamo fatta dopo, l'hanno fatta la Ranger insieme agli investitori. Naturalmente io devo ringraziare in questo senso il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti di MCC. Abbiamo fatto la prima missione, se non vado errato, a marzo di quest'anno. Noi in questi giorni stacchiamo il quinto slot con quasi 100 milioni di bond che emettiamo. Se guardo i dati, io faccio anche l'universitario, quindi mi confronto anche con i temi di ricerca, se faccio conto ai dati della regione Campania, sono praticamente i bond che sono stati emessi complessivamente negli ultimi 7 anni dalla regione Campania, con una specificità, che sono tagli molto, molto contenuti, perché abbiamo obbligazioni di dimensione media tra i 2 milioni e i 2003, con una durata media di 7-8 anni, e con, diciamo, dei tassi che sono collegati ai rating che vengono assegnati alle imprese da una società indipendente, dove la A prende uno spread di 150 punti base fino ad arrivare alle operazioni un poco più complicate, più rischiose di WB, dove lo spread arriva a 270, con un vantaggio pubblico che noi stiamo misurando, che è nell'ordine di un paio di punti percentuali rispetto a quelle che sono condizioni che sarebbero state praticate laddove l'intervento pubblico non sarebbe stato praticato. Come interviene il pubblico? Interviene con una junior, di fatto, che è il concetto della prima missione di basket bond, curata all'interno del mondo CDP, sul mercato di borsa. Noi abbiamo immaginato una junior che copre il 25% dell'intera emissione, il fondo è di 37 milioni di euro, le emissioni complessive come obiettivi dovrebbero raggiungere i 147 milioni di euro, cioè 4 volte l'importo della garanzia. Naturalmente quella garanzia, nella logica della junior, copre appena chiamata le emissioni che vanno in default, le prime, con meccanismi, diciamo, articolati di determinazione della perdita, ma sono fiduzio, di fatto sono coperture a prima chiamata. E questo ha consentito, ripeto, in una fase complicata, a dar vita a uno strumento alternativo. In Campania oggi il bond è uno strumento conosciuto, abbiamo anche forse fatto, ma questo verrà, è avvenuto e avverrà certamente anche in altri contesti locali, abbiamo fatto anche un'operazione, se volete, di carattere culturale. Oggi le gran parte delle imprese e le organizzazioni imprenditoriali cominciano a porre il problema ai propri iscritti o in ogni singola impresa, come potersi approvvigionare al di là della banca sul piano del credito. I vantaggi che sono stati ottenuti sono, come dire, misurati. Oltre al vantaggio pubblico, ripeto, per me era un obiettivo di fondo abbassare il taglio medio delle obbligazioni. Io ogni volta partecipavo agli incontri in Banca d'Italia su questo mercato, su questo settore, tutti quanti dicevano che al sud non si potevano emettere, non si emettevano bond per quanto fosse necessaria questa esigenza, e che i tagli erano molto più alti rispetto alla dimensione media delle imprese. Oggi noi abbiamo circa 50 imprese che hanno emesso questi bond e contiamo di arrivare, se la previsione verrà mantenuta, cioè che entro marzo di quest'anno, e quindi dell'anno 21, e quindi in un tempo di 15-18 mesi, impiegare 148 milioni di bond, significa quasi 60-65 imprese, secondo me sarà un risultato straordinario. Le imprese pagano costi bassi per il rating. L'intera operazione, che non di costi indiretti, sono state ritenute in qualche maniera coerenti con quelle che erano le esigenze dell'impresa. Insomma, l'esperienza è stata di successo. Naturalmente, la prima missione è stata nel marzo di quest'anno. Come diceva giustamente Anna Maria prima, a un certo punto siamo stati, potevamo essere spiazzati da una concorrenza del prodotto bancario collegato al decreto liquidità e quindi all'intervento delle garanzie a sostegno dei finanziamenti bancari. Questo ha comportato, certamente rispetto alle domande iniziali, noi siamo partiti con domande per oltre 310 milioni di euro, quindi noi abbiamo avuto, la Ranger ha registrato domande che erano doppie rispetto, più del doppio rispetto a quello che era il potenziale da emettere complessivamente. Questo che faceva chiaramente individuare un mercato vero di domanda. È chiaro che invece nel tempo i prodotti bancari collegati alle iniziative del governo potevano far pensare che avrebbero spiazzato questo prodotto.
Devo dire la verità, e questo poi magari lo potrà confermare anche gli esponenti di quelli che sono gli investitori che hanno sostenuto questa iniziativa, c'è stata qualche caduta, però io ho incontrato, ho saputo anche di imprese che hanno immaginato che bisognasse fare il bond anche per diversificare la loro struttura di raccolta. E questo per un'iniziativa pubblica aveva un obiettivo secondario, ma non poco importante, molto importante, perché bisognava in qualche maniera convincere le imprese a immaginare strumenti alternativi alla banca anche da un punto di vista dell'organizzazione e del controllo finanziario interno, perché tutte le procedure di assegnazione di rating, di analisi della di revisione interna, di analisi di business plan, ovviamente si basava su cognizioni e conoscenze che certamente sono un poco più articolate rispetto a una normale operazione collegata con le imprese bancarie. Quindi questa esperienza sembra aver superato la concorrenza della liquidità, sembra aver superato anche il virus, perché io so di imprese che continuano a investire sulla base di questo prodotto, certo in una situazione certamente migliore di quella che ha vissuto il nostro paese, come in tutta Europa. Forse oggi noi avremmo potuto già traguardare ad oggi il 100% dell'obiettivo, cosa che è probabile che si sia, certamente si sono prolungati i tempi, però immaginare che siano stati, che possano essere impiegati in un periodo che è un po' superiore all'anno 150 milioni di bond è un dato, dal mio punto di vista, straordinario. Quali sono le prospettive? Certo, è chiaro che, ripeto, la cosa che noi dobbiamo pensare quando parliamo in termini di prospettive è nella fase in qualche maniera post-Covid. Io penso che lo spazio temporale che non può superare a partire da oggi 8 mesi, 10 mesi, io penso che la situazione dovrà tornare a un certo livello di normalità. E che cosa ci troveremo? Ci troveremo dei settori molto indeboliti, dei settori forse rafforzati, alcuni in particolare, penso ad alcune aree dell'agroalimentare, ma tutte le imprese più indebitate. Questo, diciamo, induce a fare una riflessione di questo tipo: se funziona una garanzia del genere, che di fatto garantisce il portafoglio, anche se gli indennizzi vengono pagati sui singoli bond, e quindi di fatto garantisce non tanto la singola obbligazione, ma le notes, che sono gli strumenti attraverso i quali gli investitori mettono liquidità nel veicolo, ebbene questo probabilmente certamente potrà rappresentare uno strumento che potrà essere espanso anche nel futuro. Io penso che una nuova emissione di bond l'anno 21 potrà essere certamente immaginata, soprattutto ai costi che sono stati oggi praticati da questa iniziativa, che sono indubbiamente vantaggiosi. Però imprese più indebitate. Se io ragiono e dico che per ogni euro di garanzia pubblica prestata io ho ottenuto 4 euro di pubblico, dove la leva della risorsa pubblica è certamente molto efficace, perché è molto efficace, e questo ha incontrato il favore degli investitori, forse con una correzione del tipo di incidenza della garanzia pubblica, del tipo di quella che è stata immaginata, e forse delle strumentazioni tipo subordinati, come veniva detto in precedenza, ora sarà un lower tier, un upper tier, vediamo, la struttura poi dell'obbligazione dovrà essere studiata, forse consente di emettere titoli che siano più adeguati a strutture di investimento, a strutture di impresa che indubbiamente saranno più indebitate. E se si tratterà di dover rilanciare gli investimenti, anche con profili di rischio leggermente più alti rispetto a quelli che noi abbiamo immaginato nel recente passato, strumenti di questo tipo, di quasi equity o di quasi debito, come vogliamo chiamare, forse potrebbero, in termini di obbligazioni, sempre come bond, forse potrebbero essere uno strumento dove la garanzia pubblica, l'intervento pubblico, variamente inteso, secondo me dovrebbe giocare un ruolo molto importante. E questo anche attraverso lo stesso meccanismo, io ho avuto esperienze di questo tipo molti anni fa, lo stesso meccanismo non forse potrebbe anche essere immaginato attraverso forme particolari di investimento
intorno all'equity. L'ultima considerazione che voglio fare, che ha fatto, e mi riallaccio ancora a quello che dice il dottore Filippo, perché nelle mie idee questo, nelle nostre idee, è tentare di allargare il campo di raccolta del risparmio che sostiene queste missioni. E questa è un'altra sfida importante, perché io, fino ad oggi, io non nascondo che per quanto la nostra esperienza sia stata, diciamo, soddisfacente, voi dite di successo, io spero che sia come voi dite, è chiaro che però non è stato mica poco avere a fianco due investitori pubblici come Cassa Depositi e Prestiti MCC, io questo non me lo nascondo, e credo che un lancio di questo tipo avrebbe dovuto, doveva per forza avere il sostegno latamente inteso del pubblico, perché bisognava dare una spinta a questo mercato che stentava a crescere. Però è chiaro che penso a tutta la raccolta di risorse, penso ai PIR, penso alle società di investimento semplice, penso a tutta una serie di strumenti che oggi tendono a canalizzare il risparmio degli italiani verso le occasioni di investimento reale, che forse con opportune considerazioni potrebbero in qualche maniera vedere, come diceva qualche mio collega recentemente, il risparmio degli italiani direttamente coinvolto sugli investimenti reali attraverso una struttura pubblica che può essere diciamo a sostegno di queste attività. L'ultima considerazione che stiamo facendo con qualche nostro consulente è quello di pensare che le NOTS, questa è una sfida che implica tutta una serie di altre valutazioni articolate e complesse da dover affrontare, ma le NOTS, che sono i documenti, i pezzi di carta che testimoniano l'investimento da parte dell'investitore, possono anche essere domani oggetto di una circolazione, perché sono le NOTS che alla fine si trascinano con sé la garanzia. Quindi studiare uno strumento per poter agganciare, per poter creare un mercato secondario nel campo delle NOTS potrebbe essere un'altra sfida. Io penso che noi dal basket bond, dall'esperienza che abbiamo fatto, possiamo immaginare meccanismi di ancora maggior successo, di coniugazione dello sforzo pubblico con il momento dello sforzo privato del mercato dei capitali. Grazie. Grazie mille dottore, condivido molte cose che lei ha detto, non voglio rubare altro spazio, abbiamo poco tempo e quindi do subito la parola, credo al dottor Andrea Vernaleone, giusto? Di Puglia Sviluppo, per le sue considerazioni, grazie. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti e le scuse di Antonio De Vito, il direttore generale di Puglia Sviluppo, che purtroppo è impegnato per una riunione in presidenza della regione e non è riuscito a liberarsi per tempo. Io cercherò di non rubare molto tempo, perché mi rendo conto che il tempo a disposizione è limitato. Per presentare l'esperienza pugliese, che è sostanzialmente un'esperienza in linea con quella che è stata avviata dalla Regione Campania, anche perché, come giustamente diceva Anna Maria Fontana, buona parte delle attività di progettazione che sono state messe a punto sullo strumento sono state portate avanti in modo parallelo, ci sono state molte occasioni di confronto per definirne. Allora, senza stare a ripercorrere le caratteristiche dello strumento, che sostanzialmente sono molto simili a quelle che riguardano lo strumento della Campania, io volevo dare qualche indicazione sulle differenze dello strumento pugliese, che ha anch'esso una garanzia di portafoglio, quindi il pubblico interviene con una garanzia di portafoglio, la dotazione del fondo è di 40 milioni di euro, quindi il target delle emissioni è di 160 milioni di euro. Rispetto alla Campania si è fatta una scelta leggermente diversa, perché il taglio delle singole operazioni è leggermente più alto, noi abbiamo un taglio minimo di 2 milioni di euro. La misura funziona a sportello, per cui le imprese hanno la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi momento. Noi abbiamo selezionato anche noi nel Ranger a seguito di una procedura di gara, è stato individuato un credit quale Ranger dell'operazione e gli investitori istituzionali sono sostanzialmente gli stessi, abbiamo MCC e Cassa Depositi e Prestiti che e il My Investor che potranno rappresentare in modo molto più puntuale di quanto possa fare io quali sono gli aspetti più
tecnici delle operazioni. In ogni caso, l'obiettivo che noi ci siamo posti in Puglia era sostanzialmente orientato su due macro direttrici. Uno, quello effettivamente, se ne è parlato, di perseguire una diversificazione consentendo alle imprese di utilizzare canali alternativi al credito bancario ordinario, che è un obiettivo certamente da perseguire, che deriva anche dall'eccessiva dipendenza, come giustamente diceva il dottor Pirco, delle imprese italiane in generale, maggior ragione nel mezzogiorno, dal credito bancario. Però al tempo stesso l'obiettivo è stato quello di cercare di spingere le imprese, soprattutto spingere le PMI, verso dei meccanismi che portassero le PMI a crescere da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di struttura, da un punto di vista di trasparenza, di capacità di interloquire, di rapporto con i sistemi finanziari, perché avvicinarsi al mercato dei capitali è un'operazione che cambia il modo con cui le PMI si devono approcciare ai propri fabbisogni di tipo finanziario. Cambia perché l'operazione non è più un'operazione strettamente commerciale, dove il pricing dell'operazione è fondamentale, ma dove entrano in gioco aspetti che hanno un impatto significativo e che l'imprenditore deve abituarsi a riconoscere, come quella della reputation dell'impresa, perché per una PMI aver emesso dei mini bond e quindi aver sviluppato determinate capacità, avere un rating, aver fatto determinate operazioni, la porta ad avere una reputazione sui mercati finanziari decisamente migliore. Quindi i due obiettivi erano due obiettivi paralleli: quello di consentire di perseguire una maggiore diversificazione, quindi minore dipendenza delle imprese dal mercato del credito, ma anche abituare le PMI a crescere da un punto di vista di reputazione, di trasparenza dei bilanci e di organizzazione interna. E anche noi abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. La fase di gestazione dello strumento, come potete immaginare, è stata piuttosto complessa, perché mettere insieme le esigenze pubbliche di gestione delle risorse, i vincoli derivanti dai regimi di aiuto per mettere in piedi un'operazione di questo genere non è stato semplice, quindi la gestazione è stata lunga. Noi abbiamo fatto una prima emissione in Puglia che ha coinvolto 8 PMI, 8 piccole e medie imprese, è stata effettuata il 10 di giugno per 33 milioni di euro, quasi 34 milioni di euro, e abbiamo proprio oggi un secondo slot di emissioni che coinvolge 7 ulteriori imprese per altri 21 milioni e mezzo. Anche qui l'aspettativa è quella di costruire un portafoglio, come dicevo, di 160 milioni e con una presenza di una cinquantina di imprese complessivamente. Prevediamo anche noi nel corso del 2021 di riuscire ad arrivare a questo obiettivo e quindi riuscire effettivamente ad avere un volume di emissioni di mini bond sul territorio pugliese, che è ovviamente va molto al di là di quello che sono i volumi che ordinariamente il mercato esprimeva prima di questa tipologia di operazioni. Anche qui il ruolo del pubblico quindi ha una finalità, per l'esperienza che abbiamo fatto, una finalità fondamentale, sia perché ovviamente la garanzia pubblica, il vantaggio derivante dalla garanzia pubblica è interamente trasferito sul destinatario finale, e viene trasferito sul destinatario finale in termini di riduzione del pricing. Gli investitori, avendo questo tipo di garanzia, hanno la possibilità di offrire un pricing decisamente più interessante, e siamo in linea con quelli che sono i pricing che ha indicato Mario Mustilli poco fa anche per la Puglia. Ma al di là della riduzione del pricing, ritengo che il fatto che ci sia un intervento pubblico e che l'operazione sia un'operazione di portafoglio, dove effettivamente una garanzia del 25% è una garanzia importante, possa consentire agli investitori anche
di modificare l'approccio e quindi avere un approccio un po' meno rigido in termini di covenant sulle singole versioni o di vincoli che possono essere posti per le singole operazioni. Queste sono tutte opportunità che possono essere utili per avvicinare il mondo delle piccole e medie imprese all'utilizzo del mercato dei capitali come sistema alternativo. Ci sono alcuni aspetti però, forse qui perderei proprio veramente qualche minuto in più, legati proprio alle difficoltà che noi abbiamo riscontrato e a quello che potrebbe essere in uno scenario di futuro gli interventi che potrebbero consentire un migliore utilizzo di questi strumenti nell'ambito, cioè degli strumenti finanziari per questa tipologia di intervento. Mi allineo immediatamente. Siamo sostanzialmente il regime di aiuto. Il GPR, il regolamento di esenzione è molto vincolante, soprattutto per le imprese del mezzogiorno. Quindi l'utilizzo di questi strumenti in esenzione è molto complesso perché sono poche le imprese che possono utilizzare l'esenzione. Il de minimis è ormai utilizzato moltissimo dalle imprese, dalle piccole e medie imprese del mezzogiorno, quindi la fascia dei 200.000 euro è ormai spesso saturo e quindi le imprese non lo possono utilizzare. Quindi se c'è un interesse, una volontà di spingere le imprese verso l'utilizzo degli strumenti finanziari, bisognerebbe trovare dei meccanismi alternativi per far sì che l'applicazione dei regimi di aiuto sia più flessibile proprio nell'utilizzo di questi strumenti. Abbiamo l'esigenza di abbattere comunque il pricing dell'operazione, il costo delle singole operazioni, come dicevo, e certamente l'esigenza di estendere l'opportunità di attrarre investitori, anche investitori istituzionali diversi, un insieme maggiore di investitori istituzionali che certamente renderebbe queste operazioni più facile attuazione. L'esperienza in termini di basket bond l'intervento pubblico rispetto alle esperienze che sono state fatte evita il ricorso alla garanzia mutualistica, perché il basket bond senza l'intervento pubblico richiederebbe altre forme di garanzia che sono difficili da attuare, costose in alcuni casi, oppure difficili da attuare perché la garanzia mutualistica è effettivamente problematica e difficilmente non è vista con grande favore dalle singole imprese. L'esperienza che abbiamo condotto è un'esperienza che ci sta dimostrando che è possibile procedere in questo senso. I risultati sono ampiamente confortanti, nel senso che è un'esperienza di grande successo e ritengo che ci siano tutte le possibilità per mettere in comune le esperienze e arrivare anche a ipotizzare meccanismi di collaborazione anche al di là dei limiti regionali, con ipotesi di basket bond di filiera o tante altre opportunità che potrebbero essere messe in campo con un meccanismo di collaborazione istituzionale più esteso. Grazie davvero dottore. Lascerei a questo punto la parola a Giampaolo Pavia, che ringrazio anche per la partecipazione, che saluto. Buongiorno a tutti, grazie dottor Firpo. Ovviamente il mio intervento sarà incentrato su quello che è prospettiva dell'investitore. No, in realtà appunto, avrei voluto parlare del fondo di garanzia dell'intervento. Non si sente nulla. Sente un po' male, è vero? Meglio? Devi avvicinarlo, sì. Meglio così? Marginalmente. Ci proviamo, provo ad alzare il volume della voce. Adesso meglio.
Ok. No, appunto, come dicevo, in realtà il mio intervento voleva essere finalizzato a descrivere quello che è l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI sulle operazioni di mini bond e sugli altri titoli obbligazionari, quindi non tanto la prospettiva dell'investitore, ma anche... Scusate, non si sente niente, abbiate pazienza, bisogna risolvere sta cosa. Ci abbiamo anche il video YouTube. Io sento. Provo ancora? Io sentivo, non benissimo, ma sentivo. Si sente a volume molto basso, non è che non si senta, sarebbe il caso di alzare qualche volume, non so se... Sì. Fare a modificare delle impostazioni. Provo un attimo con le impostazioni. Sì, effettivamente ci siamo dimenticati di dire che siamo in diretta streaming sul sito dell'Agenzia per la Coesione, che ringraziamo, anche cogliamo l'occasione per ringraziare di fornire questo servizio che aumenta la diffusione di questo evento. Adesso come va? Sempre uguale? Non ci sei. Proviamo a dare la parola al dottor Carbonara e poi vediamo di risolvere questo problema. Esatto. Sì, proporrei di dare la parola al dottor Carbonara. Sì, facciamo così. Mi sentite? Va meglio? Sì, la sento. Perfetto. Io avevo preparato. Deve essere il tuo microfono, Giampaolo. Io ho preparato qualche slide, sono davvero poche. Le riuscite a vedere? Si sta caricando. Eccola. Perfetto. Sono davvero poche. Allora, anch'io ringrazio il dottor Firpo e l'invito del Dipartimento delle Politiche per la Coesione e l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Come vi dicevo, presento poche slide per raccontarvi un po' la strategia di intervento appunto di CDP nel mercato della finanza alternativa, in particolare il supporto che stiamo dando al mercato dei basket bond. La prima slide è relativa, diciamo, alla nuova offerta di prodotti del gruppo CDP alla luce del nuovo piano industriale. Abbiamo cercato di razionalizzare i prodotti secondo tre driver, li vedete nelle colonne innovazione, crescita e internazionalizzazione, per cercare di servire sempre meglio grandi imprese, mid cap, ma soprattutto piccole e medie imprese, che è un po' l'obiettivo del nuovo piano industriale. Come vedete la parte in basso della slide, i prodotti di finanza alternativa hanno un focus prevalente sulle piccole e medie imprese e riescono a coprire un po' tutti e tre i driver. In particolare l'area Alternative Financing nasce nel 2017 in Cassa Depositi e Prestiti perché alla luce del piano industriale, analizzando i dati sui finanziamenti alle imprese, abbiamo notato che c'è un gap nell'accesso al credito e di capitali da parte delle PMI e in particolar modo su durate medio-lunghe, ossia durate superiori ai 48-60 mesi. Ci sono inoltre due fattori che hanno consentito lo sviluppo di strumenti alternativi a quello bancario in questi anni. E sono quello che dicevamo un po' prima, ossia le imprese sono bancocentriche, ossia fortemente dipendenti dal sistema bancario con un limitato accesso a forme alternative di finanziamento e dai dati europei il peso del canale bancario sul totale delle fonti di finanziamento in Italia è dell'85%, a differenza dei principali paesi europei dove la media si attesta al 70%. E il deleveraging del sistema bancario è il secondo motivo, nel senso che negli ultimi anni, come sappiamo, le banche hanno ridotto la propria esposizione verso le imprese, soprattutto su durate medio-lunghe e talvolta su imprese di minore dimensione. Dallo stock di crediti di imprese, appunto, che si vedeva nel 2011 di circa 900 miliardi, si è passata ad un valore ad oggi, nel 2019, gli ultimi dati, di 630 miliardi. Quindi proprio su questi driver e su questi dati abbiamo
abbiamo costruito quello che vedete a slide 3, che è l'intervento di CDP nel mercato della finanza alternativa, dove non si parla solo di basket bond, ma ci sono queste tre direttrici. La prima è la sottoscrizione di mini bond, perché CDP sottoscrive direttamente e bilateralmente mini bond, però di dimensioni medio-grandi, dove l'importo complessivo è di circa 15-20 milioni di euro e l'utilizzo dei proventi è finalizzato al sostegno dei piani di investimento da parte delle imprese, dove qui il target però sono le mid cap. Proprio perché utilizzando il risparmio postale si cerca di utilizzarlo in investimenti in società che abbiano un adeguato profilo di rischio rendimento. CDP interviene sotto questo punto di vista come anchor investor e investitore paziente, con duration tipicamente più lunghe rispetto alla media di mercato. La seconda direttrice appunto è quella dei basket bond, quindi sottoscrizione di basket bond, e CDP interviene in qualità di anchor investor, dove il successo del primo basket bond nel mercato italiano del 2017 con il primo Elite Basket Bond ha dato avvio alla strutturazione di ulteriori operazioni di sistema finalizzate a supportare da un lato l'export e l'internazionalizzazione delle imprese e dall'altro investimenti domestici con operazioni a mercato, in particolare con banche. Quindi poi abbiamo cercato di unire queste operazioni a mercato con il ruolo e la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione da parte di CDP, e negli ultimi anni anche grazie, soprattutto grazie alle finanziarie pugliese e campana, abbiamo stimolato la nascita di questi basket bond regionali a favore di PMI, dove come dicevamo prima il credit enhancement, la garanzia, è rappresentata da fondi strutturali di investimento europei. Poi, come diceva il dottor Firpo, la terza area di intervento all'interno della finanza alternativa e l'investimento in fondi di credito diversificati, cioè operiamo diciamo in partnership col Fondo Italiano di Investimenti, ma lo facciamo in maniera autonoma nei fondi che investono in credito, quindi sia in finanziamenti ma anche in mini bond. Sotto questo punto di vista c'è la modalità di finanziamento indiretta con cui CDP riesce a finanziare appunto PMI e small mid cap. Facciamo una due diligence accurata sui fondi, sui keymen, cioè le persone chiavi del fondo, la policy di credito del fondo, l'allineamento di interessi che c'è tra investitore e gestore, approviamo l'investimento in consiglio di amministrazione e poi diamo al fondo un commitment che utilizza in full delegation, cioè in piena autonomia, per finanziare appunto le PMI. E fino ad oggi CDP ha investito in 5 fondi di credito diversificato per un ammontare complessivo di oltre 200 milioni di euro. Questo è molto importante perché riesce ad attrarre anche altri investitori, l'apporto iniziale di CDP in questo mercato. Nella slide successiva vediamo quali sono le aree su cui stiamo lavorando con un focus prevalente sui basket bond, dove gli interventi sono due fondamentalmente: basket bond a mercato, ossia, come abbiamo detto prima, le cartolarizzazioni di mini bond emessi da PMI e mid cap, dove però il sottostante sono imprese con una buona qualità creditizia, sempre destinata a supportare piani di investimento delle imprese. Come dicevo prima, le imprese devono essere di buona qualità creditizia perché non c'è presenza di credit enhancement come avviene nei regionali, e sotto questo punto di vista stiamo lavorando con principali banche italiane per sviluppare operazioni a mercato, e stiamo cercando di sviluppare anche dei basket bond di filiera, dove identifichiamo un capofiliera e dei fornitori strategici per fornire finanza a medio e lungo termine. Non mi dilungo sul meccanismo di funzionamento perché è sempre lo stesso: CDP interviene come anchor investor quasi sempre fino al 50%. Dopo l'operatività a mercato c'è quella con fondi pubblici, la parte inferiore della slide, dove appunto in questa strutturazione ci sono appunto i fondi pubblici, come nelle strutture di basketball regionali, che cercano di supportare imprese di minore qualità creditizia che abbiano sede legale operativa in una delle regioni interessate. E appunto la differenza sostanziale rispetto alle operazioni a mercato è che qui diciamo la regione, per il tramite della finanziaria regionale, rilascia una garanzia diretta a prima richiesta a copertura delle prime perdite delle note di cartolarizzazione. Qui notiamo che l'ammontare messo a disposizione della regione consente appunto una copertura completa sulle prime perdite con un cap, quindi un'asticella che varia in funzione della tipologia di impresa e della rischiosità associata.
Passo alla slide 5, che è quella che rappresenta, diciamo, tutte le operazioni concluse finora da CDP. Come potete vedere, CDP è l'unico investitore intervenuto in tutti i basket bond italiani. Fino ad oggi abbiamo finanziato, insieme ad altri investitori, tra cui soprattutto Mediocredito Centrale, oltre 70 imprese con finanza a medio e lungo termine, con differenti durate. La prima era a 10 anni, la seconda a 8,5, la terza a 9 e i regionali sono a 7-8 anni, con un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di euro. Come vedete, le prime tre operazioni sono operazioni a mercato, mentre le ultime due, il Campania Basket Bond e il Puglia Basket Bond, sono operazioni che utilizzano fondi pubblici a copertura della prima perdita. Proprio su questa slide volevo darvi qualche riferimento relativo ai dati pubblici dell'Osservatorio dei Mini Bond, che viene redatto dal Politecnico di Milano ogni anno sulle emissioni di mini bond, e in particolare le PMI che lo scorso anno hanno emesso un mini bond, quindi piccole e medie imprese, sono state circa un centinaio. Per il 70% sono localizzate per lo più nel nord Italia, con una durata di circa 5 anni e un ammontare medio di 10 anni. E questo dico per darvi semplicemente un metro di paragone, perché grazie alle due operazioni del Basketball Puglia e Basketball Campania contiamo di supportare complessivamente l'accesso al credito delle PMI sotto forma di mini bond come sottostante per 300 milioni di euro in totale tra le due operazioni su circa 100 imprese. Quindi è un numero, quello di Puglia e Campania, di imprese finanziate con mini bond, che equivale a quello dello scorso anno delle PMI in tutta Italia. Questo secondo me vuol dire che sono operazioni che consentono davvero le imprese di essere meno bancocentriche e di avere un supporto soprattutto nel medio lungo termine. Un altro dato importante dei dati del Politecnico di Milano è il pricing, ossia dai dati della ricerca si evince che le PMI su una media nazionale si finanziano con una forma tecnica di mini bond su un tasso che va tra il 5 e il 6%. Invece, come dicevo prima il professor Mustilli e il dottor Vernaleone, con queste due operazioni in Puglia e Campania le imprese si riescono a finanziare a 7 anni con uno di preammortamento, quindi una durata bella lunga, ad un tasso che mediamente si attesta tra il 2 e il 2,5%. Quindi le imprese hanno, le PMI in particolare, hanno più che dimezzato il costo per approvvigionarsi sul mercato dei capitali. L'ultima slide che volevo farvi vedere è relativa ai principali vantaggi appunto di queste strutture dei basketball, ossia quello di raggiungere un numero elevato di imprese grazie anche all'effetto leva di cui si parlava prima, cioè l'utilizzo di risorse pubbliche che riescono a fare un moltiplicatore per 4 rispetto alle risorse impiegate. Si riesce a consentire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese e quindi si riesce a diversificare le fonti di finanziamento delle imprese per renderle meno bancocentriche. Si mette in contatto l'impresa con una platea più ampia di investitori professionali e istituzionali che, come diceva il dottor Firpo prima, difficilmente sarebbero raggiungibili in maniera autonoma e diretta. Quindi quella massa critica serve proprio a avere MCC, CDP e BEI come investitori, e poi permettersi di finanziarsi sul medio e lungo termine con un canale alternativo rispetto a quello bancario, proprio perché, come sappiamo, il credito bancario non è semplicissimo, non è diciamo facilmente accessibile per una certa fascia di PMI. Invece, sotto questo punto di vista, anche mini bond come forma tecnica consentono di avere certezza e una maggiore certezza, una maggiore stabilità sulla disponibilità di risorse per un certo numero di anni, ossia 7-8 anni. E poi l'ultimo punto è che si riesce ad avere sia economie di scala che di scopo, perché questo è grazie alla struttura basket, quindi a portafoglio, perché si riducono i costi di struttura, si standardizzano tutte le attività, il regolamento del prestito, e si fa leva proprio sul minor costo che le imprese pagano come tasso sul mini bond. Concludo dicendo che anche per CDP queste operazioni sono molto importanti, perché consentono anche a noi di abbassare il ticket medio di intervento. Nel 2017 il nostro ticket medio di intervento sulle imprese era di 60 milioni di euro, nel 2019 è arrivato a 10 milioni, e grazie a queste operazioni di basket bond si sta attestando sempre di più su una classe dimensionale più piccola e su un importo medio di 5 milioni di euro. Queste operazioni ci consentono di essere anche più vicini alle PMI, conoscerle, essere più vicini al territorio, anche grazie alle aperture territoriali delle varie sedi che
sono state aperte e che saranno aperte il prossimo anno, ci consentono di dare accesso a finanziamenti senza garanzie reali e senza segnalazione in centrale rischi per le imprese, per imprese che in particolar modo le PMI di taglia più piccola, quelle che hanno 10-20 milioni di fatturato, difficilmente riuscirebbero ad accedere in maniera autonoma al mercato di capitali. Quindi è un percorso che viene stimolato per le imprese, che consente sicuramente di essere più sofisticate, di fare un cambio culturale, perché consente l'ottenimento di un rating indipendente, ad esempio la stesura di un regolamento del prestito che tipicamente le PMI non fanno, l'ottenimento di una revisione del bilancio da parte di una società di revisione, piuttosto che la redazione di un business plan che consente appunto di rendere più solida anche la prospettiva delle imprese. Concludo davvero con un paio di spunti di riflessione per la prossima programmazione, ossia cercare di puntare sempre di più su una standardizzazione delle misure per un'implementazione, una messa a terra sempre più rapida di queste operazioni, e cercare di avere una replicabilità su scala nazionale anche per dare alle regioni più piccole o a quelle che hanno un tessuto imprenditoriale meno esteso la possibilità di accedere a queste misure. Grazie. Grazie dottor Carbonara. Gianpaolo, last but not least, lascio a te la parola, sperando che tu abbia risolto i problemi di audio. Riproviamo, va meglio, mi sentite? Io ti sento. Bene, allora, appunto, come stavo cercando di spiegare prima, il mio intervento non è in realtà come rappresentante di Mediocredito in qualità di investitore, ma ancora una volta come rappresentante pubblico, garante pubblico, quindi in questo senso volevo andare un attimo a ripercorrere quella che è stata la storia, ovviamente in tempi brevissimi, del fondo di garanzia sui mini bond, una storia che parte nel 2014 con il decreto di destinazione Italia, poi convertito in un attuato attraverso appunto un decreto interministeriale, e prosegue fino appunto ai giorni nostri. In questo arco temporale il fondo di garanzia ha garantito 168 operazioni di sottoscrizione di mini bond per un totale di sottoscrizioni, quindi di finanziamento nei confronti delle imprese, di 180 milioni. La cosa interessante di questo numero però è come si è distribuito nel tempo, appunto seguendo quelle che sono state anche le novità normative. Faccio un breve riassunto. Come ho detto, partiamo nel 2014, DM del 5 giugno 2014, che sostanzialmente prevedeva due modalità di intervento da parte del fondo di garanzia: un intervento sulle singole operazioni e un intervento su portafogli di mini bond. Una disciplina esclusiva per la garanzia diretta, non si faceva alcun cenno alle assicurazioni. Ciò ha portato dal 2014 fino a marzo 2019, dico marzo 2019 perché è una data fondamentale, la data di entrata in vigore della riforma l'anno scorso anno, ha prodotto 42 operazioni garantite per un totale di 67,4 milioni di sottoscrizioni. Il secondo step è quello appunto del periodo post riforma, dal 15 marzo 2019 a marzo di quest'anno, marzo 2020, anche qui altra data fondamentale, data appunto in cui iniziano tutte le normative emergenziali dovute all'epidemia del Covid. In questo anno di riferimento più o meno siamo in linea con i numeri degli anni passati: 11 operazioni garantite, 21 milioni di sottoscrizioni garantite. Diciamo che in questi due intervalli temporali, dal 2014 al 2019 e dal 2019 al 2020, più o meno il fenomeno si è attestato sulle stesse dinamiche. La percentuale tra garantito e finanziato è intorno al 50%, l'importo medio di operazione è tra appunto gli 1,6 milioni e gli 1,9 milioni, il taglio medio delle operazioni sugli 800, il garantito medio è sugli 800 mila euro, quindi appunto stiamo parlando di un qualcosa di molto limitato, sia in termini di numeri, se chiaramente raffrontati all'intera operatività del fondo di garanzia, sia in termini di effettivo importo garantito sulle operazioni.
A marzo di quest'anno, appunto, come ho detto, scatta la normativa, emergenziale, il fondo viene potenziato su tutte le sue linee di intervento e questo potenziamento coinvolge e contraddistingue anche appunto un incentivo per quanto riguarda le operazioni di mini bond, e quindi assistiamo sostanzialmente ad un boom enorme in questi 8 mesi che appunto ci separano da marzo. Sostanzialmente in termini di operazioni passiamo da un totale di 53 a marzo di quest'anno ad un totale di 168, come ho detto prima, quindi con una differenza di 115 operazioni in questi 8 mesi. Per quanto riguarda l'importo finanziato, anche qui l'aumento è enorme, sostanzialmente raddoppiamo, 90 milioni di sottoscrizioni garantite fino a marzo 2020 e altrettanti 90 milioni garantiti da marzo a fine ottobre. Sostanzialmente, anche andando a rivedere quelle che sono le caratteristiche della normativa emergenziale e dei punti sui quali si è incentrata appunto la semplificazione, è evidente che l'aumento delle percentuali di copertura, così come l'introduzione della possibilità di cessione del titolo, hanno ovviamente fatto aumentare questa richiesta di garanzia sulle operazioni di sottoscrizione dei mini bond. Per quanto riguarda le percentuali di copertura, la differenza è ovvia, passiamo da un 30%, 50% iniziali, originari, quelli previsti dal decreto del giugno 2014, al 90% attuale. Va da sé che di fronte a questo aumento di importo garantito, il mercato chiaramente abbia risposto in maniera massiva. Come dicevo, anche la possibilità di cedere il titolo, quindi con la relativa garanzia, ha in qualche modo eliminato un vincolo che era presente nella normativa originaria. Secondo me, osservando anche quelli che sono i numeri, c'è stato invece un minore impatto in riferimento all'innalzamento dell'importo massimo garantito. Come sappiamo tutti quanti, pre-Covid l'importo massimo garantito in generale, non solo per l'operazione di mini bond, era 2,5 milioni per impresa, adesso è stato innalzato a 5 milioni per impresa. Questo però non ha determinato un innalzamento generalizzato degli importi garantiti, assistiamo solamente a 7 casi nel cui l'importo massimo garantito ha superato i 2 milioni e mezzo. Questa, diciamo, tendenza è in qualche modo confermata anche dagli importi medi. L'importo medio dell'operazione di sottoscrizione che abbiamo garantito è sugli 800.000 euro, quindi è rimasto più o meno in linea. Stessa cosa per quanto riguarda l'importo garantito, che sta sui 641.000 euro. Quindi in qualche modo abbiamo assistito a tante operazioni anche di piccolo taglio, quindi in qualche modo non siamo andati solamente a garantire grosse emissioni o grosse sottoscrizioni, ma anche sottoscrizioni di importo più piccolo. Concludo il mio intervento appunto facendo riferimento anche a un'interlocuzione che abbiamo avuto negli ultimi tempi con Borsa Italiana, volta a semplificare ulteriormente alcuni aspetti relativi alla garanzia del fondo su questo strumento, sulle operazioni di mini bond, ma anche sugli altri titoli obbligazionari. Spero appunto che a breve si possa arrivare alla conclusione di questo confronto con Borsa Italiana, e alla fine di questo confronto dovrebbe essere pubblicato un avviso che semplificherà ulteriormente appunto l'operatività degli investitori, andrà a chiarire tutta una serie di dubbi che in qualche modo hanno frenato l'interesse degli investitori per questo strumento, e quindi speriamo che con questi chiarimenti, con il mantenimento della normativa emergenziale del DL liquidità, questi numeri possono essere in qualche modo ripetuti anche il prossimo anno. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Giampaolo, anche per la tua, come dire, capacità di aver riassunto tutti i dati significativi in poco tempo. Non so adesso come vogliamo fare, se vogliamo passare la parola al panel successivo. Noi ci siamo presi un po' più di tempo, quindi abbiamo un po' sforato. Chiedo a Tito Bianchi come vogliamo fare. Ma se hai qualche commento tu, forse diciamo qualche puoi fare, poi passare la parola al panel successivo. Direi che io sto monitorando la chat, non ci sono
richieste o commenti, quindi forse se puoi chiudere tu adesso oppure dire qualcosa e poi passare la parola al panel successivo. Ma sì, io diciamo, i commenti un po' li ho fatti all'inizio, gli interventi che ho sentito qua sono molto in linea anche con le considerazioni che ho fatto all'inizio. C'è un tema certamente di allargare la piattaforma degli investitori, questo è un tema fondamentale. C'è un tema di forse ridefinire un po' i meccanismi di garanzia sui portafogli, soprattutto dei mini bond, su cui forse si potrebbe fare qualcosa in più. Bisogna anche lavorare, a mio avviso, a degli strumenti effettivamente distintivi rispetto allo strumento di finanziamento creditizio classico, cioè il bond deve avere una sua distintività rispetto al finanziamento bancario classico. Sul sud i segnali sono positivi, cioè penso che nessuno si sarebbe aspettato di raggiungere quei numeri in così poco tempo di fronte anche alle problematiche poi emerse nell'ultimo anno, diciamo. Quindi i risultati sono anche a mio avviso molto molto incoraggianti, però dobbiamo riuscire a costruire un asset class solida, standardizzata, dotata sia di un mercato primario e possibilmente anche lavorando alla costruzione di un mercato secondario, come sempre qualcuno ha richiamato, e riuscire a trovare interesse e capacità di valutazione e di investimento da parte degli investitori istituzionali, anche al di là di investitori, diciamo, pubblici come o parapubblici come CDP e Mediocredito Centrale. A me piacerebbe vedere i fondi pensioni, mi piacerebbe vedere le casse previdenziali, mi piacerebbe vedere le società di assicurazioni che iniziano a investire in queste asset class. Quindi credo che i temi ci siano tutti e ci siano molti spazi per lavorare in chiave di, diciamo, di second step su questi strumenti di finanza alternativa. Penso che bisogna anche spingerci, sono d'accordo, anche su qualche asset class un pochino più rischiosa. Bisognerebbe un po' iniziare a ragionare su strumenti anche ibridi, eventualmente. C'è una grossa iniziativa di CDP, sempre sulla parte di patrimonio destinato, sugli ibridi, però sulle classi dimensionali più importanti. Sulla piccola e media impresa forse manca uno strumento di questo tipo. E quindi questo è un altro diciamo area di possibile evoluzione. Io davvero vi ringrazio moltissimo, spero che questo sia stato anche un modo per fare, come si dice, taking stock di quello che si è fatto e di provare a costruire una fase 2. Grazie ancora a tutti. Io a questo punto cederei la parola al secondo panel, in cui abbiamo una defezione che è quella di CDP, che ha avuto un problema in attesa di una riunione importante a cui non poteva sottrarsi. Quindi abbiamo 4 interventi, il primo della Commissione Europea, il secondo dell'esperienza della Regione Lazio con il Lazio Innova, poi quella di un operatore, un investitore di Meta Group, Anna Amati, e infine Giuseppe Bonzino, che dalla sua direzione incentivi al Mise è un po' l'iniziatore e il finanziatore di alcune di queste iniziative pubbliche di venture capital. La sessione è introdotta da Paola Casavola, che invece è, diciamo, una super esperta nazionale di politica di coesione, non particolarmente specializzata in questo, ma prestata a introdurre i temi di questo panel. Paola, parola a te. Grazie Tito, grazie anche all'organizzazione di questo seminario, diciamo così, ricco di spunti. Io non sono un esperto di strumenti finanziari e in realtà un po' sono proprio qui per questo, nel senso che noi mettiamo risorse della coesione con grandi aspettative negli strumenti finanziari,
diciamo che un po' ci dobbiamo credere. Viviamo dentro un mondo in cui c'è una grande spinta a potenziare, diciamo, il contributo degli strumenti della coesione sugli strumenti finanziari, diciamo, con l'idea che questi faranno qualche cosa in più e di diverso delle normali modalità di intervento che abbiamo utilizzato sin qui. Quindi io voglio solo sollecitare i singoli panelist su alcune, con alcune riflessioni, chiedendogli di portare attraverso quello che si sono comunque già preparati, la loro esperienza, riflessione e anche come dire, fatti pratici e comprensibili a una comunità che è richiesta, diciamo, di finanziare. Ora questa sezione è collegata, diciamo, di più agli strumenti di equity e venture capital, che malgrado, diciamo, hanno poco sviluppo, uno sviluppo modesto nel nostro paese, sono in realtà strumenti di storia antica del finanziamento, diciamo, delle imprese, anche se con caratterizzazioni diverse, perché rispondono a una delle antiche questioni. Cioè, questo, noi abbiamo sempre detto che l'Italia è un paese con pochi capitalisti, anche se con molti capitali, perché il tasso di risparmio è sempre molto, diciamo, stato elevato, ma il capitale ha incontrato poco storicamente le imprese. Questo è il motivo per cui noi abbiamo così tanto finanziamento con il credito, diciamo, bancario. Un rilancio con i fondi della coesione, non solo con fondi pubblici ma anche con i fondi della coesione, ha alcune, diciamo, aspettative, che è quello che imprese possano trovare la possibilità di avviare i loro progetti, anche innovativi, per fare delle cose nuove o crescere. In un mondo in cui abbiamo un certo turnover di imprese, ma le imprese crescono poco, questo è vero in generale in tutta Italia, ma è particolarmente vero, diciamo, nel Mezzogiorno, quindi noi ci aspettiamo da questa discussione di capire qualche cosa in più sui meccanismi e sull'impostazione che queste iniziative devono avere per garantirci l'addizionalità dell'intervento, cioè fare quello che già il mercato per conto suo o altri fondi pubblici che non sono della coesione non fanno, capire se riusciamo davvero a tirare dentro e a provare, diciamo, a incoraggiare alcune intraprese che non incontrano mai nessuno e incoraggiare un po' la crescita delle imprese. Ci dobbiamo anche un po' interrogare sulla normativa, diciamo, di cornice, però un punto importante per quando parliamo di venture capital e di private equity è che non stiamo parlando soltanto di un meccanismo finanziario, noi stiamo parlando di un importante investimento in capitale umano per trovare queste occasioni, per riuscire a far incontrare i capitali che in qualche modo vanno messi insieme, ma il chip pubblico che si mette alla coesione è particolarmente, diciamo, elevato, con questi soggetti, imprese che già ci sono per crescere oppure che hanno molte nuove idee, diciamo, progetti per modernizzarsi ed affrontare il mercato. Questo è un buon momento perché molto sta cambiando, cambia per la transizione ecologica, cambia per la transizione digitale, cambia perché anche questa terrificante esperienza che stiamo vivendo spinge verso nuove preferenze, diciamo, nuovi mercati. Questo quindi potrebbe essere, e io voglio essere ottimista, un momento in cui riprendiamo con grande forza a investire con i fondi della coesione in questi strumenti, ma chiedo appunto a tutti voi di convincerci di quali sono le caratteristiche che ci danno questa addizionalità, nuove imprese, nuovi mercati, capacità di crescita con un certo successo. Dico anche che ovviamente per poter capire come orientare anche le amministrazioni questi fondi sono una programmazione di secondo livello, quindi noi le inseriamo e li finanziamo attraverso i programmi operativi, quindi capire anche quali sono gli aspetti, se volete, della disciplina degli aiuti di Stato che dobbiamo più tenere presente, anche perché, come sapete, questo è un mondo in cui si negozia e molto si negozierà, diciamo, in questo periodo, perché certamente anche la pandemia sta portando una forte riflessione in Europa sul fatto che il mondo non può considerarsi statico e che se interveniamo con politiche pubbliche poi dobbiamo cercare di spingere le energie migliori senza troppo tarparle. Io sono molto veloce anche perché appunto non ho le competenze, diciamo, tecniche che affirmo, e quindi chiederei a Tito di capire qual è
lo schema, se quelli che leggono il programma, per cui do subito la parola a Sara D'Agostini, oppure se interviene qualcuno prima, cioè se, perché dato che abbiamo questa defiance... Seguiamo l'ordine con Sara D'Agostini della Commissione Europea. Io direi. Chiederei a tutti di presentare anche oltre che se stessi, diciamo, l'esperienza di cui parlano. Grazie mille. Prego, Sara. Grazie. Allora, devo fare un attimo share screen e poi application minimo. Sure. Eccomi qua. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono Sara D'Agostini, sono della Commissione e lavoro nell'unità orizzontale che si occupa prevalentemente di strumenti finanziari e sono la referente per l'Europa e per l'Italia, scusate. Oggi però mi è stato chiesto di presentare un prodotto specifico di equity, di private equity, è il caso di Equifund, che è il fondo del fondo equity che al momento in Europa è il più importante. È stato messo in piedi recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico in Grecia. Prima di presentarvi questo prodotto, volevo fare due paroline sulla Grecia. Allora, secondo l'Associazione Europea per il Venture Capital e il Private Equity, in Grecia il mercato del private equity, appunto, e venture capital, era a un livello abbastanza basso. Infatti, rappresentava solo il 0,05%, cioè gli investimenti in private equity comparati al PIL della Grecia avevano un 0,05% rispetto a quello che erano i top 3 del mercato, cioè Lussemburgo, Regno Unito e Francia, dove avevamo un 3,5, 2 e 1%, quindi c'erano ampi margini di miglioramento. C'erano altri due issues, si può dire, in Grecia. C'era una mancanza di liquidità, bisogno di creare liquidità sul mercato e grossi problemi di accesso ai finanziamenti. Però dall'altro lato c'erano dei grossi risultati buoni nella ricerca scientifica. Quindi dalla base di la valutazione ex ante, il risultato, il prodotto equity risultava essere quello che poteva, come si suol dire, close the gap in queste tre issue prevalentemente che si riscontravano appunto in Grecia. Tutti sappiamo, e abbiamo già precedentemente anche detto, che le piccole e medie imprese sono comunque molto importanti per l'economia e aggiungerei anche perché creano 2 su 3 posti di lavoro in Europa, quindi sviluppano anche a livello economico. Tuttavia, uno dei grossi problemi che incontrano proprio è l'accesso al finanziamento, anche perché, come già detto prima da Firpo nel panel precedente, con il deleverage dei terminali bancari si è assistito ancora a una riduzione del finanziamento a livello di piccole e medie imprese. Dopo la crisi finanziaria del 2009 questa problematica si è inasprita ancora di più, proprio per il problema appunto delle capital shortfall e quindi questi grossi problemi di ricapitalizzazione delle banche. Quindi le piccole e medie imprese hanno appunto cercato canali alternativi, uno di questi può essere proprio il private equity. Alla fine della presentazione ho anche messo un link nelle additional resources, proprio un articolo molto interessante che parla di come il private equity può essere uno strumento molto interessante post crisi proprio per aiutare nella ricapitalizzazione creatasi dalla crisi. Adesso passerei proprio alle caratteristiche specifiche di questo strumento. Prima all'introduzione della commissione il signor Sleuters ha detto che lui ha avuto esperienza nel passato con questo prodotto, quindi se ha qualche aggiunta si senta libero di intervenire. Allora, l'Equifund, come detto, è un fondo dei fondi, è stato lanciato in Grecia dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato concepito principalmente per offrire fresh capital alle SMI, ma in parallelo anche perché volevano creare e accelerare la creazione di un mercato di private equity in Grecia. Più che altro loro hanno definito perché era un ecosistema. Ovviamente dietro a questo prodotto c'è una fortissima volontà e un strong political commitment della Grecia che ha supportato tutta la creazione di questo prodotto. Equifund lavora con 9 strumenti finanziari separati e indipendenti
che mirano a coprire un po' tutte le diverse fasi del SMI e hanno come obiettivo finale la creazione di un maggior numero di SMI, di piccole e medie imprese, e anche la volontà di attirare nuovi investitori anche del settore privato. Come è stato finanziato questo fondo? Allora, è stato creato dal Ministero dello Sviluppo Economico e quindi finanziato parzialmente dall'autorità di gestione con il programma competitività ed è stato anche finanziato con risorse nazionali, quindi con national co-financing. Come vediamo dalla slide, abbiamo anche altri due investitori a livello europeo, quindi c'è l'European Investment Fund, cioè quindi la FEI, che contribuisce ed è stata anche selezionata come manager del fondo dei fondi, quindi si occupa di tutti gli aspetti amministrativi e gestionali. L'Equifund è stato poi dopo anche sponsorizzato attraverso gli intermediari finanziari che sono stati selezionati, che sono riusciti a creare un secondo livello di finanziamento che ha aumentato il valore del fondo. Lì troviamo come investitore anche la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, e altri investitori privati, tra cui altre... non solo altri piccoli imprenditori o piccoli private equity, ma anche per esempio la National Promotional Bank della Grecia e anche una Development Bank del Mar Nero. Quindi ha attirato un grosso numero di investitori. Quindi abbiamo detto che l'Equifund ha 9 strumenti di equity al di sotto, ma è strutturato in maniera da coprire tutta la fase, il life cycle cosiddetto delle start-up. Infatti è strutturato in 3 finestre di investimento. Come dicevo, sono state fatte proprio perché si voleva coprire tutto il ciclo di vita di una SMI dal momento in cui nasce, cioè quindi dal momento in cui c'è l'idea che si sviluppa attorno a un prodotto, a poi alla seconda fase, cioè la fase iniziale dove l'idea del prodotto viene effettivamente sviluppata nel prodotto e si inizia comunque una prima fase di commercializzazione. E poi la terza finestra rappresenta la fase finale dove la startup diventa una scale up, quindi è più matura e va verso un'idea di diversificazione del prodotto e anche possibile internazionalizzazione, quindi è una fase forte di espansione. Se guardiamo alle 3 diverse finestre di investimento, vediamo che nella prima dell'innovation i target sono più innovatori e i centri di ricerca, quindi parliamo di valori di investimento più o meno sui 30.000 fino ai 5 milioni, per poi passare alla seconda fase, cioè la fase iniziale, dove parliamo, è un pubblico rivolto sostanzialmente più delle start-up, dove iniziamo ad aumentare un po' il valore degli investimenti e si parla di 400.000 fino anche lì a 5 milioni, per arrivare poi all'ultima fase, all'ultima finestra, dove il target sono più le scale-up, quindi imprese più mature, dove il valore degli investimenti aumenta e siamo attorno ai 2 fino ai 10-12 milioni. Quali sono stati, possiamo dire, i main takeaways, quindi i punti di forza di questo prodotto? Innanzitutto il venture capital e il private equity come strumento offre un'ampia copertura del fabbisogno di finanziamento e tocca l'intero territorio greco. Abbiamo detto che sono attivi 9 strumenti finanziari, 9 fondi di equity che sono stati selezionati poi dalla FEI, toccano i diversi settori dell'economia e comprendono le diverse fasi del ciclo di vita. Quindi l'idea era veramente di avere un prodotto per le SMI che potesse coprire il finanziamento giusto per la fase giusta e per un po' per tutti i settori, un po' esteso a tutta la
la Grecia. È stato implementato in tempo relativamente brevi, perché la firma del funding agreement tra la Grecia e la FEI è stata attuata in dicembre 2016. All'inizio del 2017 la FEI ha iniziato già la call of expression of interest per selezionare gli intermediari finanziari, e alla fine dell'anno erano già pronti, quindi il primo pronti ed operativi. Quindi il prodotto è stato lanciato, questo fondo dei fondi è stato, ha iniziato la propria attività nel 2008, con ovviamente solo una parte, quindi aveva solo quattro fondi di equity rispetto ai 9 finali, però in un anno aveva già iniziato le sue operazioni. Poi dal 2019 era stato completato tutto l'iter, e quindi parliamo proprio di 9 fondi di equity che erano operativi. Un terzo punto molto importante è stato ovviamente che le risorse FERS hanno agito un po' da catalizzatore, perché hanno aiutato ad attirare altri investitori, a parte quelli iniziali in fase di setup che abbiamo visto nella slide precedente, ma è riuscito a attirare anche altri, come avevo menzionato, che erano al di fuori del setup, ed erano anche alcuni privati dalla Grecia e anche dall'estero, come menzionavo proprio la Black Sea Trade and Development Bank. Quindi tutto questo, vorrei ricordare, supportato da un fortissimo political commitment, quindi c'era una forte pressione politica, interesse politico. Se vogliamo adesso focalizzarci sui numeri importanti di questo prodotto, alla fine del 2019, quindi sostanzialmente il primo anno di full activity, dove tutti i 9 fondi erano attivi e hanno iniziato la loro attività di investimenti, vediamo che hanno prodotto, sono arrivati a un'attività di investimento di 96 milioni, e come vediamo dal grafico c'è una più o meno equa distribuzione nelle 3 windows, quindi nelle 3 diverse fasi, dove più o meno vediamo che c'è un terzo per l'innovation, un terzo per l'early stage e un terzo per la fase finale, quindi growth. Se ci focalizziamo nei final recipient, cioè quindi quante effettivamente SME, piccole e medie imprese, hanno potuto beneficiare dei finanziamenti, siamo al 93. E qua nel grafico vediamo che la distribuzione di SME varia nelle 3 diverse investment window, dove vediamo che la prima parte, l'innovation, conta quasi 2/3, la seconda fase per 1/3, e la parte growth rimane molto, molto piccola. A mio avviso questo rappresenta sicuramente la fase iniziale, dove comunque ci sono un sacco di piccole e medie imprese che hanno voluto iniziare. E se pensiamo comunque all'equity, il private equity è uno strumento che ha una duration un po' più lunga, quindi una vita dai 5 ai 7 anni, quindi il primo anno è quello ancora veramente più importante, più rilevante. A livello di jobs created, quindi ha creato i 93 beneficiari, sono riusciti ad assumere e impiegare 2.352 nuovi posti di lavoro, quindi hanno creato più di 2.000 posti di lavoro, e delle prime stime si vede che il leverage che è stato ottenuto con questo strumento è al 4.5, quindi già prima, anche quando parlavamo quando si parlava dal panel precedente, un intervento parlava di un 4 come leverage, che è comunque un buon risultato, soprattutto se vediamo nell'utilizzo di questi strumenti alternativi. Quindi tutto sommato si possono vedere che i risultati al primo anno di attività operativa sono già molto buoni. Purtroppo il tempo che mi era stato dato è esaurito, però ho pensato di aggiungere questi vari link alla fine, dove ci sono prodotti più informazioni più dettagliate su questo specifico prodotto. C'è una piccola brochure e c'è anche un case study completo di FICOMPASS, che è il partenariato per gli advisory service tra la Commissione Europea e la European Investment Bank, e siccome appunto questo prodotto ha riscosso un
grande successo, hanno deciso di creare una, di fare un case study, di creare una brochure con vari dettagli, molto più di quanto sono potuta io illustrare in questa presentazione. E poi l'articolo che vi dicevo sull'importanza del private equity e nel ruolo che può avere in una ricapitalizzazione post crisi, e alcuni dati statistici proprio del mercato in Europa. Adesso io avrei terminato. Ok, grazie mille. Allora, Paolo, posso aggiungere due osservazioni? Come no? Ok, grazie. Solo rapidamente due osservazioni per integrare quanto detto dalla collega. E due aspetti che ci sono apparsi molto positivi. Prima di tutto che l'Equifax in Grecia ha comportato anche un certo rimpatrio di greci dall'estero. Dunque c'è tutta una serie di investitori, sia a livello degli investitori, sia a livello di coloro che di cui l'impresa è stata finanziata dall'Equifax. Dunque è veramente, sta diventando uno strumento per un reverse brain drain, per così dire. Secondo punto, anche per sottolineare il successo dello strumento, abbiamo già visto tutta una serie di market exits. Dunque c'è una serie di imprese inizialmente finanziate sull'Equifax nei tre compartimenti, che poi sono state vendute o flottate in borsa per un importo di 25-30 milioni. Dunque non parliamo di piccola cosa. Secondo me è importante sottolinearlo, perché si vede che è veramente stata un'esperienza, uno strumento cui il mercato c'era ma non era in qualche modo coperto. Poi vedo già che le domande arrivino, dunque passiamo alla prossima presentazione, o prendiamo anche le domande, Paola? Io farei presentare prima, in modo che magari poi... Sì, sicuro. Prego, Ricci. Buon pomeriggio a tutti, grazie agli organizzatori per darci l'opportunità di illustrare l'attività che stiamo facendo come coordinatori di un gruppo di lavoro istituito nell'ambito del tavolo sugli strumenti finanziari, proprio sugli interventi equity per il prossimo periodo di programmazione. Ringrazio quindi tutti, anche a nome della BG del Borges Tiziana Petucci, il nostro direttore Andrea Ciampaini e del collega Lorenzo Di Fabio, che insieme a me coordina questo gruppo di lavoro. Prima di seguire un po' la traccia dell'intervento che avevo previsto, volevo innanzitutto chiarire che quando parliamo di equity, soprattutto per le piccole imprese, parliamo di una cosa completamente diversa dal credito. Sostanzialmente questa è l'unica forma di finanziamento che le imprese giovani e innovative possono accedere, perché non hanno nessuna storia finanziaria, non hanno bilancio, comunque se li hanno segnalano solo perdite, sono imprese che nei primi anni investono solo e spesso non hanno nessun ricavo, proprio perché è il modello di business, diciamo, a elevato potenziale che richiede questo. Pensiamo a Google, per fare un esempio, per i primi 10 anni non ha guadagnato assolutamente nulla, e quindi è non è un'alternativa al credito bancario, soprattutto nelle fasi di crescita iniziale. È proprio l'unica alternativa di finanziare nel nostro paese imprese ad elevato potenziale di crescita e anche ad elevato rischio di insuccesso, però va detta tutta, e proprio per questo sono, diciamo,
indigeste, inappropriate per le banche che devono tutelare i nostri risparmi, ovviamente. E, detto questo, anzitutto perché è stato costituito questo gruppo di lavoro? L'obiettivo, il nostro obiettivo è quello di provare a individuare dei meccanismi tecnici che siano quanto più possibile già pronti all'uso quando si dovranno scegliere le operazioni da finanziare con i programmi operativi. Decisione che ormai è imminente e che può essere facilitata se ci si trova una cassetta degli attrezzi già pronta all'uso. Infatti non è affatto semplice implementare questi strumenti da un punto di vista legale e amministrativo. Vanno rispettate le regole sulla contabilità pubblica, quelle sui fondi SIE, quelle sui contratti pubblici e quelle sugli aiuti di Stato. E non è facile mettere d'accordo tutte queste regole e mettere d'accordo tutte queste regole con quelle del mercato e quelle del capitale privato che è obbligatorio coinvolgere. È stato richiesto all'Azionova di coordinare questo gruppo di lavoro perché già nel 2007-2013 abbiamo costituito un fondo pubblico che ha realizzato 20 milioni di investimenti equity in più di 30 PMI, quasi tutte start-up, associando circa 10 milioni di capitale privato nei singoli investimenti. Nel 2014-20 abbiamo replicato il fondo pubblico di coinvestimento che nel frattempo è stato proposto come strumento finanziario pronto all'uso nell'ambito della regolamentazione dei fondi SIE, ma adesso abbiamo anche affiancato un investimento di 44 milioni in 4 fondi chiusi di investimento di mercato, fondi regolamentati, che sono specializzati nei vari stage della catena del finanziamento a rischio, più o meno quello che ci ha fatto vedere nella slide precedente per quanto riguarda la Grecia, quindi nell'early stage, nello scale up, nel grow up, come si vuole variamente definire. Abbiamo imparato tantissime cose, adesso in questi pochi minuti è difficile riassumerle tutte, diciamo a maneggiare con attenzione gli aiuti di Stato, a isolare gli interventi del contributo del nostro PO alle imprese della nostra regione tramite dei fondi paralleli, perché ovviamente i fondi di mercato non hanno limiti regionali, ma non hanno nemmeno limiti nazionali, possono investire dove trovano le migliori opportunità di investimento, viceversa i fondi si devono essere chiaramente riservati al territorio a cui sono destinato. Abbiamo imparato che ci sono degli sfasamenti tra il ciclo degli investimenti dei fondi di venture capital che sono oltre, sono decennali e spesso vanno fuori dal periodo di ammissibilità delle spese dei fondi strutturali. Abbiamo imparato tantissime cose che appunto è difficile riassumere in pochi minuti. È per quello che per prima cosa è stato per noi un onore mettere a disposizione dei colleghi delle 12 amministrazioni titolari del PO che per ora hanno aderito al gruppo di lavoro, la nostra esperienza e anche diciamo qualche punto su cui abbiamo ancora dei dubbi da vedere insieme. E cogliamo questa occasione per invitare anche gli altri a partecipare, in particolare le regioni del sud. È sicuramente interessante l'esempio appena illustrato della Grecia. In Italia, a differenza della Grecia, però non partiamo proprio da zero, e questo anche grazie all'intervento delle istituzioni europee, della BEI, della FEI, però anche di iniziative nazionali come il Fondo Italiano di Investimento e la stessa Cassa Depositi e Prestiti. I fondi sì possono dare un grosso contributo nell'ampliare l'offerta esistente. Parliamo di un numero di fondi che esiste in Italia che si contano sulla dita di una mano più un paio di dita dell'altra mano. E
partire dall'offerta poco presente nelle regioni meno dinamiche e in segmenti che i capitali privati guardano con maggiore diffidenza. Parliamo soprattutto di fondi specializzati in determinati ambiti tecnologici, quelli rivolti alle imprese più giovani, al seed capital cosiddetto. E i fondi SIE possono essere pensati importanti per rendere l'intervento pubblico più incisivo, come ci ricorda la Commissione in ogni suo country report sul nostro Paese. Allo stesso tempo, proprio perché l'Italia e qualche operatore già c'è, è anche più delicato applicare correttamente il diritto della concorrenza, sia quello sui contratti pubblici che quello sugli aiuti di Stato. Sicuramente sarebbe prezioso un confronto preliminare, informale con gli uffici della Commissione per capire se siamo sulla strada giusta. Come gruppo di lavoro, abbiamo detto, ci siamo concentrati inizialmente sul segmento più alto degli strumenti finanziari equity, quello appunto dei fondi chiusi di venture capital, con l'intervento dei PO è più complicato dal punto di vista tecnico e dove può essere maggiormente efficace un'azione coordinata tra le regioni e di queste con le iniziative assunte a livello nazionale. In particolare il Fondo Nazionale di Innovazione, che è un po' il parte un po' in parallelo con il nuovo periodo di programmazione, sarebbe peccato non sfruttare tutte le sinergie possibili. Gran parte dei partecipanti al gruppo di lavoro ha chiesto però di approfondire anche interventi di taglio più piccolo, più adatti per il very early stage. Qui la situazione pare assolutamente invertita. Le regole consentono talmente tanta libertà, in particolare applicando l'articolo 22 del regolamento di esenzione, che non prevede il coinvolgimento obbligatorio del capitale privato, che sarebbe prezioso approfondire delle buone pratiche realizzate in altri paesi per individuare i meccanismi di intervento più efficaci. Come anticipato dal dottor Firpo e da altri che mi hanno preceduto, ora però il tema divenuto più pressante è tuttavia quello dell'intervento pubblico nell'equity delle imprese esistenti, aspetto ben colto dal tempo di framework sugli aiuti di Stato. È prevedibile che le conseguenze della crisi saranno prolungate, anzitutto perché le perdite subite nel 2020 appariranno nei bilanci dell'impresa a metà del 2021, attuale scadenza del temporary framework. E sarà solo da allora che le banche dovranno prendere atto dell'inevitabile erosione dei patrimoni netti, l'indicatore fondamentale di qualsiasi sistema di rating. E prima o poi moratorie, eccezioni e sospensioni varie delle regole ordinarie cesseranno e allora saranno soprattutto le PMI a soffrire del prevedibile razionamento del credito, quando salterà il tappo dei provvedimenti temporanei. E tra queste, quelle che più si attendono, un sostegno dalle politiche per la coesione. Sarebbe saggio che il regolamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ripensi il divieto di finanziare le imprese in difficoltà, quando ciò è consentito dalla normativa sugli aiuti di Stato, anche in via ordinaria, e perlomeno per i regimi rivolti alle piccole e medie imprese. Il severo scrutinio di DG Competition appare infatti più che sufficiente a garantire che questi aiuti di Stato siano proporzionati e che i fondi SIE rimangano destinati all'interesse comune. Allo stesso tempo appare prudente lasciare dei margini di flessibilità, pur condizionati ad un severo ma unico scrutinio da parte della Commissione, in una programmazione di respiro decennale, che l'esperienza ci ha insegnato essere troppo rigida a fronte di crisi impreviste, crisi che purtroppo si ripetono sempre più frequentemente. Io ho finito, spero di aver recuperato un po' di tempi. Grazie. Io direi che, dato che Tito sta tenendo d'occhio la chat con le domande, quindi io continuerei con le presentazioni, abbiamo recuperato parecchio, se abbiamo anche il tempo per un po' di dibattito, quindi darei la parola ad Anna Amati di Metagroup. Sì, grazie.
grazie mille per l'invito, Anna Maria, Tito e tutti voi che siete ancora qui a tardo pomeriggio ad ascoltare e a ragionare insieme. Penso che sia una splendida opportunità ascoltare un po' le due facce della stessa medaglia, quindi la parte pubblica e la parte in questo caso privata che io rappresento di gestore di fondi di capitale di rischio e in particolare di fondi regionali, nell'esperienza che da una decina di anni ho vissuto in prima persona insieme ai miei colleghi e miei soci come Meta Group. Tutto giusto e non basterebbero i 10 minuti che mi sono stati dati per fare un quadro esaustivo di quello che è stato il passato e di quello che può servire per il futuro, però alcune suggestioni, anche poi ci tornerò, sia dell'esperienza della Grecia che di altre opportunità già presenti insomma nel territorio italiano ci possono dare come spunto per il futuro. E avrei riassunto 5 punti, cercando di andare dritta alla meta, che dal lato del privato è necessario comprendere e integrare con le esigenze poi che sono proprio quelle della politica di coesione da cui voi partite e dalle quali non potete sicuramente prescindere. Un primo mea culpa lo faccio, è il primo punto, lo volevo trattare alla fine, ma lo faccio a nome un po' di tutto il mondo del capitale di rischio, di cui io sono in parte rappresentante, anche se come Meta noi siamo partiti come una società di academy, diciamo advisory e investment, quindi avevamo una componente molto forte che orientata allo sviluppo economico e ci siamo sempre connotati con questa duplice veste che secondo me è quella corretta, cioè di utilizzare le risorse pubbliche e private per creare sviluppo economico e sociale nei territori in cui si abita. Questa esperienza mi porta a collegarmi per esempio a una delle cose che mi hanno chi mi ha preceduto ha sottolineato che se pensiamo alla ratio vera dei fondi di equity inseriti nelle politiche di coesione, non possiamo non pensare che siano strumenti legati al territorio. Questa è la caratteristica diversa da tutti gli altri strumenti venture capital che massimizzano diciamo i ricavi e cercano di essere il più profittevoli possibili. I fondi di equity destinati allo sviluppo economico, allo sviluppo regionale, rimangono in questa caratteristica principale che è il ritorno degli investimenti, ma accompagnano un ritorno agli investimenti calato sulla realtà diciamo territoriali. E questo è un elemento che è ben presente tra voi, è molto meno presente tra chi disegna e gestisce strumenti di venture capital. Ne abbiamo esempi anche in Italia, mi veniva diciamo il paragone mi veniva fatto con la Grecia, sicuramente è uno strumento che sta anche dai numeri, sta andando molto bene e dove c'è il FEI e la BEI c'è garanzia di serietà e di competenza nella gestione delle risorse, nella gestione e nella selezione dei management team che dovranno gestire in maniera profittevole i fondi, quindi questo è fuori discussione. L'elemento che metto sul tavolo, intanto vabbè, la Grecia chiaramente è grande come la nostra Lombardia, quindi ci vuole una dimensione, un fattore di scala quando consideriamo questi strumenti, quando voi che siete diciamo le managing authorities dovete pensare al vostro territorio. La dimensione nelle passate edizioni, visto che poi anche il collega di Lazio Innova si riferiva a questo, nelle passate edizioni le dimensioni dei fondi a volte sono state, proprio per questa necessità di essere territoriali, minuscoli, di 6, 5, 8 milioni, il che realmente non è stato con queste dimensioni non è nemmeno possibile poi pretendere di avere un team che di manager capaci, competenti e professionali che facciano scouting delle migliori iniziative e possano diciamo rendere tutto sostenibile. Quindi un altro tema che metto sul piatto, oltre la geografia, la dimensione diciamo del fondo è senz'altro importante. Quindi una regione come la Lombardia potrebbe tranquillamente fare un fondo di 40-50 milioni di euro
che è il minimo per quella, no, che è la nostra esperienza, per poter dare dei risultati interessanti. Chiaramente regioni più piccole devono pensare di potersi mettere insieme per avere gli stessi effetti. I pro di avere dei fondi regionali con questa dimensione minima che noi abbiamo visto e che posso portare anche proprio come esempio freschissimo di qualche giorno fa, nemmeno settimana. Noi abbiamo gestito il fondo della Slovenia, perché investiamo in Italia ma anche all'estero, in Slovenia e in Polonia, e con il fondo della Slovenia che ha utilizzato i fondi strutturali abbiamo investito in pochissime iniziative, ma una di queste abbiamo investito circa 1,5 milioni di euro e è stata venduta la settimana scorsa a 360 milioni di euro. Quindi in territori anche piccoli e anche diciamo marginali, se volete, dalle scene europea, con le giuste risorse, le giuste persone e anche la valorizzazione del territorio, dei centri di ricerca e delle conoscenze che sono diffusissime sul territorio, si possono fare veramente cose molto, molto sfidanti. Questi esempi però ci portano ad altre due considerazioni. Uno, che bisogna oltre che capire la ratio, quindi che è un fondo che vuole sviluppare economicamente una regione, bisogna anche capire che sui 50 milioni di euro che ho preso per esempio, diciamo, di taglia media di questi fondi, investe in una trentina di imprese. Di questi 30 imprese, una ventina sicuramente saranno fallimenti anche piuttosto rapidi e piuttosto dolorosi. 7-8 nella nostra esperienza vivono, alcune molto bene, altre un po' meno bene, ma vengono comunque, diciamo, ritornano comunque il valore agli investitori e magari raddoppiano o triplicano o quintuplicano l'investimento fatto, e una tra una e tre possono fare veramente la differenza, come il caso, diciamo, che abbiamo avuto in Slovenia, ma abbiamo avuto anche casi non di centinaia di milioni, ma diciamo milioni di euro anche in Italia. E questo è importante capirlo, soprattutto per voi, diciamo, per noi che vogliamo creare soprattutto posti di lavoro, cioè che noi, per cui i fondi sono uno strumento, non il fine per ottenere, diciamo, quello che vogliamo. E quindi il fondo che investe in un'impresa innovativa, diciamo, in un contesto regionale, ha delle ricadute sicuramente fino ad alcune fasi, poi è chiaro, se diventa una multinazionale diciamo si espande in tutto il mondo, ma fino alla creazione di 30-40 posti di lavoro. Noi abbiamo visto che queste imprese tengono persone sul territorio, e non solo le tengono ma le hanno anche create, hanno generato questi nuovi posti di lavoro. Perché se vogliamo andare ancora più a fondo della questione, i nuovi posti di lavoro ci sono trattati, non abbiamo qui il tempo di vedere, i nuovi posti di lavoro sono creati dalle nuove imprese. Quindi anche qua, se vi dovessi fare a voi la domanda, ma perché dovreste insistere a mettere dei fondi di capitale di rischio come strumenti alternativi per la finanza, diciamo, regionale? Perché come missione avete anche soprattutto la creazione di posti di lavoro e delle condizioni di qualità della vita dei vostri territori, e se non create imprese innovative, che sono le uniche, diciamo, che hanno un bilancio positivo in questi ormai 10 anni, diciamo, di operatività sulla quantità di posti creati, voi lo sviluppo economico non lo fate e non create posti di lavoro. Quindi è mandatory per noi, non è un nice to have avere le start-up come cornice a un impianto industriale esistente. È da un lato una via di grande innovazione per le imprese, piccole e medie imprese tradizionali, medie, grandi, che soffrono di innovazione e di competitività, ma soprattutto per la creazione di nuovi posti di lavoro. E queste sono già due leve che dovrebbero, diciamo, eccitarvi da un certo punto di vista. Cioè, bisogna fare questo tipo di scommesse, questi tipi di strumenti, perché non ci sia solo una impresa su 30 che riesce, ma chiaramente moltiplicando i fondi, moltiplicando le risorse, moltiplicando i territori, se solo stiamo dietro la statistica, questo dovrebbe essere facilitare, diciamo, di molto la creazione di questi posti di lavoro.
Altre due considerazioni al volo che vorrei fare è che l'altro elemento che noi abbiamo sempre registrato con questi fondi e anche interfacciandosi con tante managing authorities è da un lato la voglia di personalizzare a volte troppo questi strumenti a livello regionale e alle logiche della regione. Invece sono strumenti che sono noti, collaudati e sperimentati, si possono ovviamente contestualizzare quello che vi dicevo, che dicevano prima anche i colleghi, la Grecia magari è partita in una fase che è diversa dalla nostra, quindi noi non abbiamo proprio esattamente bisogno di quel fondo, ma di una cosa che gli assomigli, ma che faccia attecchisca su un territorio industriale molto più evoluto e molto più diciamo presente, però è chiaro che bisogna arrivare a un'efficacia di queste misure che abbiano un senso rispetto a una logica sovraregionale di lucidità, di visione di dove volete arrivare anche partendo da un territorio piccolo. E dall'altra c'è la problematica che spesso e volentieri, se vi limitate diciamo come logica a dire serve alla regione, alla mia regione, le politiche sono un po' diverse, quindi ci sono ragionamenti più di accontentare, adesso passatemi la brutalità perché abbiamo poco tempo, ma accontentare un po' tutti piuttosto che accontentare quei due o tre che possono fare veramente la differenza. Ecco, questo è l'errore che abbiamo visto più tipico, per cui poi vengono delle storture sugli avvisi, sui bandi di assegnazione di questa gestione delle risorse che costringono poi gli operatori che guadagnano, come diceva Stefano Filippo prima, sul carry di interest, quindi che hanno voglia di scommettere sui cavalli di razza per vedere bene anche remunerata la loro attività, perdendo per esempio quel tipo di incentivo, diventano strumenti insomma mal disegnati. Ecco, questa tentazione di radicare troppo sul territorio non si unisce a un altro elemento determinante, che è quello della politica. I fondi, noi abbiamo visto per esperienza, ci vogliono 15 anni in un territorio che parte da zero per radicare una cultura e un'efficacia di questi fondi, con prima un fondo e poi magari un secondo fondo dopo 5-6 anni, prima che si possano vedere i frutti. E quindi questo è un altro elemento che dovete avere ben chiaro quando progettate queste linee di finanziarie, perché non sono uno strumento che oggi metto e domani ottengo risultati. Chiudo con l'ultimissima considerazione che aveva fatto il rappresentante della commissione, mi sembra, non ricordo il nome, ma molto interessante, che avevo condiviso anche con la dottoressa Fontana, è che per me diciamo questi strumenti sono stati anche una prova di attrazione di cervelli italiani che sono tornati dall'estero, e poi sempre di più adesso anche non solo per i fondi strutturali, ma chiaramente proprio per un problema di rilocalizzazione in aree anche molto sperdute diciamo dell'Italia, rendono ancora più necessari questi fondi, perché se vogliamo non spopolare le nostre diciamo città, le nostre città medie, piccole, o anche i borghi su cui si sta facendo un'azione di digitalizzazione, ecco, con questi strumenti l'impresa diciamo può avere una chance in più di consolidarsi in un territorio per poi ingrandirsi a livello internazionale e di riattrarre start-up che sono state anche attratte dalla facilità di finanza e di ecosistemi già pronti all'estero, facciamo sempre il riferimento a Londra ma senza disturbare la solita Silicon Valley, ma vi faccio l'ultimo esempio e chiudo. Potremmo anche indagare e prendere a riferimento il progetto che è stato dietro alla Scozia, per esempio, che è una regione piccolissima ma che ha puntato su questi strumenti e ha disegnato una politica grazie anche a un'intelligenza insomma di lunga visione, degli strumenti che partono dai 20-30 mila euro che servono a un'idea per capire se ha un fondamento di mercato e tecnologico, fino a 4-5 milioni di euro che servono invece per poter riuscire a assumere personale e a radicarsi nel territorio. Quindi non solo, non parliamo oggi, sì, però insomma mi piacerebbe che vi rimanesse quest'ultimo input, non parlate solo di strumenti finanziari in una regione, perché se non creiamo un ecosistema capace di
creare l'opportunità, creare abbastanza un numero importante di idee, coinvolgere i stakeholder, coinvolgere gli imprenditori esistenti e le associazioni, le università o chi è nel territorio rappresentante di questa cultura, poco possiamo fare contro, diciamo, questo esodo che a cui abbiamo assistito, diciamo, nella passata edizione. Quindi gli strumenti ci sono e vi ringrazio veramente per questa condivisione così di flash che siamo riusciti a dare in questi pochi minuti. Grazie mille, io credo che possiamo andare con l'ultimo intervento di Giuseppe Bronzino e poi facciamo un po' di discussione. Sì, grazie, buonasera a tutti. Grazie quindi per l'invito a partecipare a questa interessante giornata seminariale. Io appunto sono Giuseppe Bronzino, responsabile della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero, la Direzione in particolare, ha una consolidata esperienza nella gestione di strumenti finanziari nell'ambito dei programmi cofinanziati, ma non si è, diciamo, tanto cimentato, ci siamo tanto cimentati in realtà nel corso di questo, ma anche del precedente periodo di programmazione, con gli strumenti, insomma, di capitale di rischio. E questo, insomma, quindi dedicherò il mio intervento, insomma, a spiegare un po' perché questo e quali sono invece le prospettive per il futuro, ecco. Per come oggi le possiamo, insomma, un po' sommariamente tracciare. Diciamo che la filosofia di fondo del Ministero, della Direzione, è stata sempre quella di proporre sui programmi cofinanziati in chiave di integrazione, di rafforzamento, strumenti che comunque a livello nazionale avevano una loro operatività, insomma, di non creare da nulla cose per i programmi, per avere quindi una garanzia che, insomma, poi le cose funzionassero, per avere una piena integrazione e sinergia tra le politiche nazionali e quelle di coesione, quindi dare con queste risorse un'aggiuntività agli interventi sui territori obiettivo, insomma. Diciamo, dal punto di vista quindi della complessità, ci sono due livelli dei quali uno, insomma, ho sentito negli interventi che con molto interesse ho ascoltato, più volte menzionato, quello della normativa aiuti di Stato, che, diciamo, per noi è un po' il punto di partenza, nel senso che è chiaro che tutti gli interventi per le imprese, tra questi quelli nella forma di strumenti finanziari, devono essere prima di tutto compliante con la normativa aiuti. A questo, diciamo, si aggiunge, nel momento in cui si vuole tentare un'esperienza sui programmi cofinanziati, la normativa, insomma, sui fondi SIE, e quindi c'è da questo punto di vista un tentativo di nel tempo sempre di adattare un quadro normativo che di fondo è pensato poi nelle sue linee generali, per uno schema diverso, quello di interventi a sovvenzione, agli strumenti finanziari, e quindi di superare una complessità che comunque si ripresenta. Quindi l'esigenza principale è quella di avere una semplificazione. Quindi, da questo punto di vista, guardiamo con fiducia al prossimo quadro normativo 21-27 che si va delineando con questi testi ormai molto, molto definiti, avanzati, e su cui, insomma, vediamo degli aspetti di semplificazione sotto il profilo della combinazione tra sovvenzioni e strumenti finanziari, delle regole sulla valutazione ex ante, sulle regole sui pagamenti, alcuni presidi normativi introdotti un po' nel precedente quadro regolamentare in chiave quasi difensiva, ecco, vorrei dire, rispetto magari a delle tendenze un po' di strumentalizzazione, di abuso degli strumenti finanziari. Diciamo, vediamo un po' una semplificazione da questo punto di vista, però chiaramente bisogna attendere che il quadro si completi con poi tutti i regolamenti attuativi. Oggi, diciamo, nel periodo 14-20 siamo di fronte a un'elevata complessità che, diciamo, per gli strumenti finanziari in cui si tenta appunto di proporre sui programmi operativi quelli che sono
come meccanismi di funzionamento, comunque meccanismi molto legati a prassi di mercato. C'è stata una ricorrente difficoltà, insomma, pure per le strutture molto, molto consolidate, rodate nell'impiego dei strumenti finanziari a fronteggiare questo elevato livello di complessità normativa. Questo, insomma, è un aspetto che quindi dobbiamo tenere presente e sicuramente far fronte anche nel nuovo quadro normativo. Diciamo, dal punto di vista del perché proporre gli strumenti finanziari, sono, per quanto riguarda la politica di supporto alle imprese, quelle di cui, che seguiamo come Ministero dello Sviluppo Economico, sono veramente strumenti polivalenti, in grado, diciamo, di perseguire diversi obiettivi di sviluppo e un'ampia gamma di destinatari, di iniziative. Sulle finalità e target che caratterizzano gli strumenti di capitale di rischio rispetto agli altri, insomma, è stato già stato detto molto, no, nei precedenti interventi, quindi qual è la loro peculiarità rispetto agli interventi di finanza di debito, quindi interventi per l'accesso al credito che, insomma, abbiamo proposto e continueremo a proporre con una certa in maniera abbastanza consistente sui programmi operativi, agli strumenti di prestito agevolato in combinazione con contributo a fondo perduto, e quindi è già qualcosa che si avvicina in effetti a una finanza alternativa rispetto a quella di debito classico, che come Ministero dello Sviluppo Economico è stato spesso un punto forte delle misure, sia per la parte ricerca e innovazione e sia per le misure, insomma, di sostegno agli investimenti a finalità regionale. Questo era un po' il classico mix contributo finanziamento. A questi strumenti si aggiunge, c'è sicuramente l'intenzione di aggiungere un intervento su misure di capitale di rischio che appunto finora non hanno avuto un ruolo rilevantissimo nelle politiche, perché anche non c'era da questo punto di vista un quadro, una strumentazione così pronta, così veramente impattante nel nostro armamentario nazionale. Adesso però veramente c'è stato un grosso ritorno di interesse su questo tema nell'ultimo paio d'anni, sostanzialmente. Quindi abbiamo la principale iniziativa è quella del Fondo Nazionale per l'Innovazione. Ci doveva essere una presentazione, come abbiamo detto, di CDP Venture, che avrebbe sicuramente potuto fornire su questo qualche elemento di dettaglio in più di quello che posso dare io, pur essendo comunque un'iniziativa che fa capo alla direzione generale. Comunque è, diciamo, uno strumento con un'ampia dotazione, circa 1 miliardo di euro tra le risorse messe in campo dal Ministero e quelle a titolo di coinvestimento da CDP. Ad oggi in particolare il Ministero ha sottoscritto un fondo di coinvestimento di 260 milioni e sono già operativi due fondi preesistenti, tra cui il primo fondo Italia Venture 1 cosiddetto, che, insomma, in effetti è già operativo da qualche anno, ha un'operatività, insomma, una ventina di aziende in portafoglio e che, insomma, in effetti c'era stato anche l'idea di cofinanziare nella programmazione 14-20, poi, insomma, è comunque un'operatività che è rimasta più limitata fino appunto a questa decisa inversione di rotta che c'è stata, insomma, a partire in maniera più consistente dal 2019. Oltre a questo sono stati, insomma, attivati diversi altri fondi appunto attraverso la sottoscrizione del fondo di coinvestimento del Ministero, un fondo dedicato agli acceleratori in particolare, e ulteriori, diciamo, iniziative sono in rampa di lancio, perché con il decreto legge 34 è stato istituito nell'ambito sempre del Fondo Nazionale per l'Innovazione un cosiddetto fondo rilancio, appunto con una dotazione di 200 milioni dedicato a strumenti di quasi equity, in particolare
il finanziamento convertendo, quindi una forma di finanza di debito che può convertirsi a determinate condizioni in equity. Ancora abbiamo sempre in fase di costituzione di startup un fondo dedicato al trasferimento tecnologico che verrà a far capo insomma una fondazione costituita da Enea, Enea Tech, proprio allo scopo previsto questo, anche questa iniziativa dal decreto legge 34/2020, anche qui è una dotazione consistente, 500 milioni di euro. E poi in generale al di là del tema del venture capital, come dicevo, una ripresa dell'utilizzo dello strumento del capitale di rischio per l'intervento delle imprese, questo guidato anche dalle iniziative che ci sono state a livello europeo col quadro temporaneo, insomma una consapevolezza che questo è uno strumento adeguato per fornire insomma capitale paziente alle imprese in varie fasi della loro evoluzione, anche quello, e qui pure riprendiamo qualche intervento precedente, poi non è detto ovviamente che tutto questo panorama di strumenti debba essere proposto sui programmi operativi, anche quello delle situazioni di crisi. Quindi proprio in questi giorni, la settimana scorsa, c'è stata l'approvazione da parte dell'autorizzazione da parte della Commissione di un regime per le operazioni di ristrutturazione, e quindi un intervento che in effetti mancava proprio in Italia con queste caratteristiche, previsto all'articolo questo 43 sempre del DL 34, denominato insomma fondo salvaguardia, perché mira a conciliare interventi di ristrutturazione aziendale con un'elevata attenzione al tema della salvaguardia occupazionale appunto nelle imprese che attraversano fasi di crisi. Quindi diciamo c'è un mix di strumenti e di interventi proprio pensati per raggiungere questo scopo. Diciamo, traendo le conclusioni da questa veloce panoramica, confidiamo che con la partenza di tutte queste iniziative, in parte già partite come il Fondo Nazionale per l'Innovazione, in parte in fase di rapido avvio, avremo insomma adesso nell'incipiente programmazione 21-27 anche delle piattaforme nazionali da utilizzare per interventi nel capitale di rischio che sono un po' mancate finora. Se invece guardiamo insomma appunto ad altri ambiti di interventi, come quello diciamo dei prestiti, delle garanzie sul credito ordinario oppure del credito agevolato. Questo è un po' il punto della situazione con particolare riferimento al venture capital. L'ultima cosa insomma che mi sentirei di dire, poi per non prendere altro tempo, altro spazio, è quella, insomma, anche l'elevata attenzione che c'è da parte del Ministero alle sinergie, alle integrazioni, possibili integrazioni con gli strumenti di livello sovranazionale. Questo insomma ci ha portato anche a questa esperienza di implementazione. Qui ritorniamo sul tema del credito, in realtà dell'iniziativa PMI in questa programmazione. Adesso ci sarà questo articolato programma InvestEU sul segue prezzi, sui prezzi e sulle garanzie, con il quale sicuramente si dovranno trovare delle strategie di complementarietà rispetto agli strumenti nazionali esistenti, e anche adesso in un'ottica un po' più contingente diciamo nel fronteggiare l'emergenza, il fondo di garanzia paneuropeo, anche questo gestito dal gruppo BEI, col quale pure ci stiamo interfacciando per trovare delle, in questo caso sul fronte delle cartolarizzazioni degli strumenti nazionali, del fondo di garanzia in primis, delle strategie di utilizzo a livello nazionale. Poi ecco, questa è una delle iniziative nate insomma nel pacchetto di risposta alla crisi, però insomma non è detto, anzi senz'altro auspichiamo che l'esperienza diciamo di tratta da, insomma, dall'avvio e dal lavorare su questi strumenti possa insomma darci un valore aggiunto da replicare poi in un'ottica anche
più strutturale nel corso della programmazione. Vi ringrazio. Io direi che abbiamo finito i nostri panelist. Nel dare la parola a Tito, io non voglio rubare tempo. Per noi, diciamo, investire, diciamo, abbiamo imparato parecchio da tutti i partecipanti al panel. Per la politica di coesione, decidere di investire in questi strumenti, quelli di capitale di rischio, sia venture capital che private equity in generale, però significa fare una policy. E secondo me tutti gli interventi ci hanno ricordato che dobbiamo capire come funziona, attrezzarci, diciamo, molto bene dal punto di vista tecnico, negoziare dove sarà necessario quelle modifiche a un impianto che forse, diciamo, è troppo farraginoso, ma certamente quello che si mette è avere una dimensione, diciamo, adeguata. Ma facciamo una policy per mettere a disposizione del territorio un'infrastruttura di intelligenza che cerca, che apre e cerca di dare opportunità a delle imprese vere, che fanno delle cose, diciamo, reali e non semplicemente un meccanismo finanziario. Io lascerei la parola a Tito, che forse ha raccolto qualche quesito dalla chat, o vuole rilanciare qualcosa dalla chat? Sì, dalla chat sulla questione equity venture c'è un intervento di Salvatore Vescina, che molti di noi conoscono come una persona competente in questa materia, che dice: la normativa sugli aiuti di Stato consente di incentivare il capitale di rischio limitatamente alle operazioni di early stage ed expansion. Non a caso è in questi segmenti che interviene il fondo ellenico appena illustrato. La crisi pandemica purtroppo comporterà il default e o la liquidazione di molte piccole e medie imprese. In un momento come questo sarebbe molto utile modificare la disciplina in tema di aiuti di Stato per consentire di incentivare o addirittura creare un mercato per i processi di riallocazione proprietaria relativa alle sole PMI strutturate per rilanciare in logica di mercato, non per salvare imprese in crisi, ma appunto per rilanciare in logica di mercato imprese che sono già significative in termini di lavoro, know-how, mercato, andando a finanziare per esempio workers buy, e management buyout, un punto tra l'altro che riprende e rafforza dopo anche un altro intervento di Flavia Terribile, o anche la riorganizzazione funzionale alla cessione a terzi di imprese familiari. Ad esempio quelle che non hanno prospettive di ricambio generazionale in famiglia. Vorrei sapere dalla dottoressa D'Agostini se vi sono ragionamenti convergenti con queste esigenze e ipotesi a livello della Commissione. E grazie Salvatore anche per aver digitato tutte queste cose. E girerei la domanda alla dottoressa D'Agostini della Commissione. E visto che sto parlando, io invece avevo una curiosità sui finanziamenti di tipo venture capital di molto piccola taglia, diciamo, è un punto che ha sollevato sia Ricci che anche la dottoressa Amati, diciamo, si intuisce che attraverso finanziamenti a molte micro startup si aggirano un po' i problemi degli aiuti di Stato anche attraverso meccanismi indebiti, però diciamo io dalle evidenze un po' episodiche che mi sembra di raccogliere, mi sembra di capire che questo però sono fondi che hanno difficoltà a lavorare su scala molto piccola per la natura anche molto di alto livello delle professionalità che devono utilizzare e delle analisi che devono svolgere. Quindi mi domandavo se c'era qualche buon esempio di questo, perché forse era la stessa cosa che chiedeva Ricci, quella potrebbe essere una modalità di funzionamento dei fondi particolarmente in linea con la mission della politica di coesione. Quindi giro anche questo interrogativo e poi rimango a guardare la chat se ci sono altri. Infatti Ricci anche scrive sulla chat, non so se io leggerei, anche se in realtà tutti avrebbero accesso alla chat, però è vero che non so se in streaming tutti riescono a vederlo. Arturo Ricci a tutti scrive: gli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà prevedono che ci sia un credibile piano di rilancio e ovviamente un rilevante investimento in equity è un modo oggettivo per osservare tale condizione. Un regime di questo tipo andrebbe ad assomigliare molto agli aiuti per il finanziamento a rischio, che però sono riservati solo alle imprese giovani.
è preliminare però prima di rimuovere il divieto apodittico di finanziare le imprese in difficoltà con il FES, perlomeno per i regimi per le PMI, divieto probabilmente risalente a quando la disciplina sugli aiuti di Stato era meno pervasiva. Prima rimuovere il divieto, sì, quindi diciamo il punto è di rimuovere il divieto di finanziare imprese in difficoltà con il FES. Io lascio per la parola appunto. Io mi prenoto per poter dire una cosa, se è possibile, se ho tempo. Non so se vogliamo fare. Parla prima tu a questo punto. Sì, sì, subito vada. Prendi tu la chairing della sessione, Paolo. Non vedo nessuno, cioè le telecamere sono tutte spente, scusate. Ero Anna Amati che mi prenotavo per poter rispondere se vi fa piacere. Sì, ma forse avevo capito, puoi parlare, magari se accendi la telecamera ti vedono anche i colleghi. Ok, sì, era su questo punto tema interessante che dicevo, bisogna proprio qui capire l'essenza del perché devono essere creati questi fondi e che cosa si aspettano le regioni, no? È chiaro che le regioni hanno dei lavoratori in grande difficoltà, delle piccole e medie imprese in grandissima sofferenza, che forse mentre parliamo già stanno decidendo insomma di chiudere, e è qui che bisogna avere la forza di avere strumenti diversificati, ma se si ricorre all'equity, l'equity deve essere per forza, in particolare il venture capital, un capitale paziente che vuole soddisfare una visione di medio-lungo periodo e che può, secondo me, fare la differenza tra il far sopravvivere o tentare di rianimare imprese con evidenti business model, modelli di business inadeguati, ormai purtroppo soppassati da una competitività internazionale, che non hanno chance di poter creare un impatto per il futuro, oppure dare largo a giovani imprese che però... forse posso coniugare le due cose, quello che diceva il Vescina, mi sembra, cioè il lavoratore che si trova come impresa in difficoltà potrebbe benissimo essere accompagnato in un percorso di creazione di una nuova impresa basandosi sul know-how che ha acquisito in 30 anni o 40 anni di esperienza. Non è che c'è un'anagrafica per i giovani start-upper, anzi. Però bisogna uscire anche, bisogna avere il coraggio con questi strumenti, parlo, poi ce ne sono altri a fondo perduto che possono fare questa azione, ma con l'equity l'errore più grande sarebbe di cercare di risolvere problemi che sono strutturali nel business di queste imprese che purtroppo non si sono evolute nel tempo e sono destinate a fallire a meno che non sopravvivano perché gli si dà un po' di ossigeno per un po' di anni. E di soldi spesi in questo modo effettivamente le regioni ne hanno visti già diciamo parecchi. Ecco, questo è il mio contributo. Poi mi rendo conto che per tagliare siamo a volte troppo diretti, ma spero che aiuti. Grazie mille. Qualcuno vuole rispondere o reagire ai quesiti e alle questioni di chat che sono state lette da Tito? Sara? Ci sono io posso dire. Sì, ho visto la questione sugli aiuti di Stato. Io posso dire che DG Competition è molto attiva, soprattutto a livello della crisi recente, e ha preso azioni molto tempestive a livello di adattare un po' il regime aiuti di Stato, se vogliamo dire, a questa crisi eccezionale, momento che stiamo vivendo. Detto ciò, è una cosa molto molto specifica e al momento io non sono al corrente di orientamenti su questo livello, ma non sono neanche la persona nell'unità che si occupa e che è costantemente in relazione con DigiComp. Abbiamo all'interno una persona che si occupa proprio di questo, quindi ritengo il quesito molto interessante, posso girarlo al mio collega che si occupa di essere aggiornato agli aiuti di Stato, e volevo solo rigirare una domanda, capire se questo quesito si allinea un po' a quello che è stato detto da Brunzino a riguardo dell'articolo 43 del Fondo Salvaguardia, perché mi sembrava che fossero collegati, nel senso stava chiedendo a livello europeo c'è qualcuno che pensa a quello che è stato fatto poi a livello italiano. Quindi detto ciò, io posso passare il quesito e poi farlo girare ad Anna Maria Fontana e contattare poi
Salvatore Cascina se effettivamente ci sono degli orientamenti a riguardo di cui io non sono al momento a conoscenza. Sì, grazie mille. Non so se qualcuno vuole intervenire, insomma c'è stata anche del panel precedente, insomma è stata posta sul piatto una grande questione. Noi avremo, diciamo, nell'immediato futuro delle imprese che avranno delle difficoltà non necessariamente perché non sono capaci, ma perché vengono fuori da un periodo generalizzato di difficoltà, un periodo in cui il mercato chiude. Questo implica di dire quali tipologie differenti di strumenti possiamo mettere in campo, ovviamente per selezionare chi ha delle difficoltà che non dipendono dall'incapacità, quali sono più adatti e quali diciamo meno adatti. Il peggio che certamente possiamo fare, come detto nel nostro intervento, è oggi di sostenere tutti e poi di chiudere all'improvviso senza sostenere più nessuno. Per cui anche se nel panel precedente qualcuno vuole dire qualcosa, dato che appunto per noi gli strumenti finanziari, come ricordava anche un bellissimo intervento, per noi sono uno strumento, poi noi abbiamo degli obiettivi diciamo di policy e dobbiamo cercare anche di capire qual è anche il mix a cui ci vogliamo rivolgere e quali obiettivi vogliamo raggiungere. Vedo che Rich ha acceso la telecamera, può parlare? Sì, no, per rispondere ad Anna Mati, quello, la, diciamo, la sollecitazione che ho fatto io per quanto riguarda la possibilità di creare strumenti che prevedendo degli investitori, sostanzialmente sono imprese in difficoltà che hanno un futuro però, perché se no nessun investitore privato investirebbe mai in un'impresa in difficoltà che non ha futuro. Quindi sono imprese in difficoltà probabilmente più formalmente che di fatto, evidentemente hanno capacità di mercato, di riprendersi, eccetera, eccetera. E gli operatori sono diversi, sono non sono gli operatori di venture capital, e quello che è interessante è che stanno iniziando a svilupparsi anche in Italia, sono con vari nomi, revolving fund, chiamateli come vuole, e stanno nascendo soprattutto perché comprano i crediti in default dalle banche che li devono vendere peraltro su pressione di politiche europee, e cercano di trasformando questi debiti in capitali e immettendo eventualmente altri capitali, ovviamente solo in quei casi in cui l'impresa ha reali prospettive di sviluppo, di recuperare una parte del capitale che loro hanno pagato alla banca per comprare questi crediti in sofferenza. Quindi sono cose nuove, almeno per l'Italia, sostanzialmente sono nati negli ultimi due anni. Ovviamente lo fanno per imprese abbastanza grandi, la possibilità di ingaggiarli anche per imprese più piccole, medie, probabilmente mai piccolissime, ci potrebbe essere, è tutta una questione da approfondire. Però ecco, se non commettiamo errori nel scrivere i regolamenti che poi valgono nei prossimi 10 anni, questa era la mia. Grazie. Io se non ci sono altri interventi restituirei la parola a Tito. Sì. In magari realtà, se accendi la telecamera è meglio, perché su YouTube vedo una cosa buia. Sì, è stato un po' poco interessante probabilmente il nostro dal punto di vista delle immagini il nostro incontro, però in realtà è stato molto interessante dal punto di vista dei contenuti, almeno dal mio punto di vista. Non mi dispiace che non ci sia stata l'occasione per avere un minimo di dibattito nella prima sessione, ma a questo punto, forse siccome si avvicina il momento delle conclusioni, io naturalmente non sono in grado di trarre alcune conclusioni su questo. Diciamo, quello di cui ci siamo un po' convinti tutti è che sotto la rubrica fondi
strumenti finanziari vanno di diverse tipologie di veicoli, diciamo che hanno regole di funzionamento diverse, presentano dei problemi diversi e hanno di fronte anche dei regolamenti comunitari che pongono problemi differenziati, quindi è stato buono anche che ci siamo soffermati su queste tipologie più innovative, sapendo poi che ce ne sono altre che funzionano anche in modo più rodato, che meglio conosciamo e che era inutile, diciamo, ricomprendere in uno stesso ragionamento. Io, diciamo, non ho conclusioni da fare, mi domando se, non so, Anna Maria, intanto noi abbiamo ancora il nostro capo dipartimento collegato, se vuole capo dipartimento Ferdinando Ferraro per le politiche di coesione, se vuole dire qualcosa in conclusione, non so se ci sente o ci segue. Poi dopo io, Tito, volevo dire una cosa. Infatti io, diciamo, in sequenza poi avrei passato la parola a te e alla commissione, diciamo, perché per parte mia, diciamo, penso che il nostro dipartimento sia soddisfatto dell'interazione e dei contenuti di questo nostro incontro. Anna Maria, parla tu allora adesso. Sì, molto velocemente, scusate, volevo innanzitutto ringraziare tutti i colleghi del tavolo, perché l'incontro di oggi appunto fa seguito a un lavoro direi diuturno che facciamo, sia per raccogliere i dati di monitoraggio in maniera efficace, sia per lavorare su esperienze che possono essere replicate. Mi piace riprendere una cosa che ha detto Anna Mati e che ha detto anche Paola Casavola, appunto questi sono strumenti che sono al servizio della coesione e quindi è importante per noi utilizzarle al meglio, utilizzare anche le loro potenzialità nel modo più opportuno. C'è una grande ricchezza, e spero che oggi è venuta fuori sui territori, sia di capacità delle amministrazioni, sia dei loro bracci, diciamo, armati, come possiamo dire, che sono le finanziarie, che sono... Abbiamo poi la presenza, che c'è sempre Praxis, sia con diffusione di esperienze e sia anche per essere un po' il soggetto che, come fa per il Fondo Centrale, è riuscito a rendere integrato uno strumento molto importante. Io ho avuto la disponibilità appunto dei colleghi della Commissione per organizzare a breve un incontro unico, sia per ragionare sulle modifiche che ci saranno nei regolamenti, perché le amministrazioni stanno già guardando a quelle che sono le tecnicalità che renderanno possibile riprendere o riprodurre, magari integrandoli, interventi che oggi sono già sul territorio. In questi anni le regioni sono state molto, secondo me, brave, molto capaci nell'utilizzare poi le somme revolving, che non ci dimentichiamo rientrano da questi interventi, per continuare a operare sui territori con questi interventi. Per le imprese è molto importante avere uno strumento che già conoscono e con il quale possono continuare a lavorare. E vorrei chiudere quindi con un messaggio sia di lavoro, perché continueremo a lavorare in questa direzione, sia sulla chiusura, perché ci prepariamo alla chiusura degli strumenti e quindi alla chiusura di questa programmazione, sia a quello che sarà il ponte futuro, ma vorrei chiudere anche con un messaggio un po' di speranza. In questi giorni sono usciti tanti documenti come il rapporto CERVED, un rapporto Banca d'Italia, e tutti insistono sulla necessità che dopo questo periodo in cui le aziende fanno ricorso al mercato dei prestiti e quindi anche alle garanzie, è necessario ricapitalizzare, integrare la capitalizzazione, utilizzare questi strumenti che accrescono il capitale. C'è quindi stata una prima modifica del temporary framework che mi pare andata in quella direzione, quindi noi auspichiamo che la Commissione insieme agli Stati membri possa definire strumenti che vanno in questa direzione. Come ricordava Giuseppe Bronzino, ci sono stati vari interventi nazionali che vanno in questa direzione, quindi sicuramente i grandi player come Cassa Depositi, Banca
il medio credito centrale e Invitalia hanno anche strumenti interessanti, però voglio sperare che questo primo incontro di oggi aiuti veramente i territori, perché queste imprese che vivono oggi una crisi che è esogena, non è endogena, possono, come hanno dimostrato le start-up in questo periodo, che sono state resilienti, anzi ci sono soggetti che vanno alla ricerca di capitali proprio perché hanno fatto di questa crisi un punto di sviluppo, un punto di forza per migliorare l'utilizzo degli strumenti digitali, oppure tante innovazioni che spingono positivamente anche la risposta, pensiamo ai vaccini e a tutte le altre risposte sanitarie. Quindi chiudo con un messaggio, spero, di speranza per continuare a lavorare insieme ed offrire un futuro con più strumenti, più sviluppo e maggiore efficacia. Grazie. Non so se i colleghi della commissione vogliono dire qualcosa in chiusura, non so se ancora chi ci è rimasto, se Bill Bodo o Andrea Mancini, che non ha parlato affatto ed è uno dei promotori di questa iniziativa, vuole dire dare un saluto finale o chiudiamo così? Gian Nicolai? Sì, Tito, grazie. Ho approfitto per fare un saluto finale e un ringraziamento a voi per l'organizzazione di questa giornata che avevamo, diciamo, in cantiere già da diversi mesi, che abbiamo finalmente lanciato al momento opportuno, al momento in cui stiamo un po' stringendo anche con la preparazione, con la via dei negoziati della Conservatore Nazione. Quindi io credo che c'è una giornata andata solo delle nostre aspettative. Abbiamo avuto veramente una serie di interventi molto interessanti che hanno praticamente dato una panoramica ampia e abbastanza esaustiva, diciamo, sugli strumenti alternativi al credito in vista della prossima programmazione, e credo che ci sono vari elementi su cui dovremo un po' riflettere per cercare un pochettino di tracciare degli orientamenti di massima nell'ambito dell'accordo di partenariato e poi nell'ambito dei programmi operativi. Credo che in sostanza quello che emerge è che la necessità di un potenziamento di questi strumenti, diciamo, sia in relazione in generale, anche in relazione a quella che è la situazione di crisi, e questa esigenza è avvertita un po' da tutti quanti. D'altronde i dati anche diciamo a livello europeo indicano come l'Italia è sostanzialmente in ritardo rispetto ad altri paesi, e quindi credo che abbiamo appunto c'è la volontà e credo l'opportunità di andare avanti su questa linea, e sotto questo punto di vista è anche importante vedere che ci sono vari strumenti a livello nazionale, varie piattaforme che si stanno sviluppando, che possono rappresentare una base importante per eventuali potenziamenti degli interventi. Io poi magari ne parleremo, credo poi avremo occasione anche ancora di ridiscutere su questa giornata, diciamo, appunto in un prossimo incontro, credo, anche per trarre un po' le conclusioni, per collegarle con gli sviluppi comuni al lavoro. Ok, grazie. Va bene, allora io direi che possiamo chiudere, se nessun altro dei nostri partner ha qualcosa da dire. Io chiudo ringraziando tutti per il fruttuoso pomeriggio e ci diamo appuntamento per prossimi appuntamenti anche più tecnici, come quello che ha indicato Anna Maria sulla nuova regolamentazione per questi strumenti. Per quanto mi riguarda, arrivederci e grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Abbandono. Oh,